Ritrovati in diretta con Tele4, triestini che perdono casa e lavoro. Sono alcune storie che vi racconteremo stasera, affrontate in parte anche nei telegiornali nei giorni scorsi. È una giornata, ve lo diciamo subito, in cui è successo di tutto, quindi cercheremo come sempre di stare sul pezzo, sull'attualità e quindi raccontarvi diverse storie. Sono arrivate le immagini adesso della manifestazione di questa sera a Gorizia. Sapete che dopo tanto impegno di questa giunta regionale, alla fine il CARA deve essere riaperto per accogliere diversi profughi proprio nella zona di Gorizia. A proposito, forse quanti avranno seguito la puntata di settimana scorsa, giovedì, quando avevamo in collegamento i comitati contrari all'accoglienza, e ribadisco, nei prossimi giorni sentiremo anche chi vuole invece, quali cittadini vogliono questo tipo di accoglienza in città. È un impegno, ovviamente, perché tutti devono parlare a Tele4, preso anche con l'assessore Treu. A proposito, dicevamo, oggi siamo stati contattati dall'assessore Treu, che ricorderete ha preso in diretta quella promessa, ha accettato quella non scommessa, quella promessa di andare a fare un giro sull'autobus negli orari serali insieme alle signore che hanno denunciato di essere state infastidite da alcuni migranti proprio a bordo dei mezzi pubblici. E quindi vedremo, insomma, nei prossimi giorni che cosa succede. Vi racconteremo alcune storie che ci hanno sconvolto, in particolar modo lo ascolterete tra poco dalla sua viva voce, il racconto di Alessandro, che 2 giorni fa ha raccontato qualcosa al nostro telegiornale. Il giorno dopo ha ricevuto una letterina di licenziamento. Insomma, quindi questa cosa tra poco la sentiremo da lui, ha sconvolto tutti quanti, insomma, anche perché cercava di capire che cosa stava succedendo alla sua azienda, al suo lavoro e ovviamente di conseguenza anche alla sua famiglia, quella di altre 29 dipendenti. È il giorno della legge di stabilità presentata da Renzi via la tassa sulla prima casa, lo avete visto e sentito, qualcosa insomma sulle pensioni nonostante le polemiche degli ultimi giorni, poi soprattutto ha colpito, c'è quel famoso canone della RAI in bolletta, quindi questa sarà una delle polemiche che sicuramente nei prossimi giorni si riproporranno. Insomma, poi gli sgravi fiscali, per esempio, ci saranno per le imprese, per le assunzioni, ma insomma in misura ridotta, quindi questa è una delle cose che aveva anche rilanciato il mercato del lavoro negli ultimi tempi. Ci torniamo ovviamente soprattutto domani. A proposito, vi anticipo già da adesso che domani parleremo molto anche di lavoro, della situazione, perché avremo per la prima volta dalla sua elezione l'assessore Loredana Panariti, che in regione per la giunta Serracchiani segue appunto le tematiche del lavoro, e con lei un sindacalista CISL che è Monticco, il senatore Francesco Russo, il sindaco di Gorizia Ettore Romoli e Barbara Zilli, che è consigliere regionale per la Lega Nord. Ve l'ho detto, vi ho detto anche questo, altre cose che dobbiamo aggiungere, niente, basta, giusto in apertura questo. Triestini che perdono casa e lavoro, perché appunto ne abbiamo raccontate in questi giorni diverse, la città ha scoperto con fastidio anche la vicenda di ricorderete, di un sessantenne che è salito sulla fontana di Piazza Unità, Quattro Continenti, e l'ha danneggiata pesantemente. Tra poco anche lo rivedremo, insomma, per raccontare la sua vicenda in maniera più che provocatoria. È stato redarguito pesantemente anche dai tanti che hanno assistito a questa scena, insomma, di difficoltà. Allora, intanto vi presento gli ospiti. Buonasera, ben trovato a Rodolfo Ziberna, consigliere regionale di Forza Italia, Buonasera. fresco di ritorno appunto da Gorizia, dove aveva organizzato insieme al resto del centrodestra, no? Certo, tutto centrodestra. La La manifestazione per Lega dire Nord, no Fratelli cosa? d'Italia. Non contro qualcuno, perciò non contro i migranti, che alla fine sono probabilmente un anello della catena e forse quello più debole. Contro quelli che strumentalizzano questo fenomeno, le E chi dinamiche di. sono? Non certo gli volontari. Ho citato ad esempio un'associazione sotto molti aspetti anche meritori, mi riferisco a Medici Senza Frontiere, la quale ha annunciato di voler additare al pubblico ludibrio, cioè in ambito nazionale, il caso di Gorizia come caso da non seguire per quanto riguarda l'accoglienza e l'ospitalità dei migranti, quando invece si sa che Gorizia fino a ieri sera ne aveva 300, accoglieva 300, ma soprattutto quello che a noi fa specie è che ci sono brave persone, per carità, in questa situazione, che facciano il loro, che facciano i medici, perché le strumentalizzazioni e speculazioni politiche oggettivamente sono da rigettare. Gorizia è la città, insieme a Gradisca, in tutto Friuli Venezia Giulia, quella che in termini relativi assorbe di più, perché Gorizia con 36.000 abitanti accoglie 300 esuli, emigranti. Gradisca è quella in termini assoluti,
che ne accogli di più, perché tra l'altro adesso... Scusa Matteo, non sono gremiani, sono clandestini. Sì, sì, no, ma chiamo termine... una differenza. Sì, no, no, allora, ti presento tutti, se no abbiamo già cominciato a svelare le carte. Allora, poi la domanda era facile, se dicono che strumentalizza, è di solito chi sta all'opposizione che strumentalizza, no? Quello, l'avvocato dell'avvocato Giancarlo Ressani, intanto lo salutiamo, visto che già ha parlato Giancarlo Ressani, Partito Democratico, buonasera, ben trovato. No, ma noi, non è l'opposizione che strumentalizza. Ma ti dico solo una cosa, i comuni guidati dalla sinistra non ne hanno nessuno, soltanto Stranzano, tutti gli altri dicono che bisogna farlo ma non lo fanno, questa qui è ipocrisia. Buonasera Danilo Slocker, Lega Nord, buonasera, ben trovato. Buonasera, no, salvo Trieste che ne ha più di quelli che sicuramente è il doppio di quelli che dovrebbe, che potrebbe mantenere. Non vi ho ricordato 340-700-6567 il numero di sms, vedete si può intervenire anche in diretta da qualche settimana, quindi con qualche telefonata. Buonasera Filippo Storniolo. Buonasera. Buonasera, ben trovato, ex luogotenente, l'abbiamo detto più volte, abbiamo seguito la sua vicenda in questi giorni, sfrattato insieme alla moglie. Novità? Nessuna. Beh, non è stato contattato dopo il servizio? Sono stato contattato dall'ufficio competente per gli alloggi e mi hanno promesso, la dottoressa Corva mi ha promesso che si interessa al caso e che domani mi saprà dire qualcosa, domani venerdì, sì. Domani venerdì. E si prepara un altro alloggio, no? Un'altra casa, entro il 27 ottobre. L'ultimatum mi è stato dato per il 27 ottobre. Voi siete pronti? Il giorno famoso. No, non siamo ancora pronti, perché sono io e mia moglie che dobbiamo affrontare, diciamo, il trasloco. Mia moglie sta male, da quel giorno sta malissima. È vero che appunto ha chiesto soccorso dei sanitari dopo questa notizia? No, l'abbiamo portata io e mia figlia due volte a pronto soccorso, perché ad esempio l'ultima, ieri mattina, mi siamo avanti ieri mattina, aveva 2,30 di pressione, non riusciva a respirare, è rimasta sconvolta più da quel fatto, anzi due fatti, giorno 7 e giorno 9. E già è ammalata, si figuri come è rimasta. Quindi la situazione migliore, diciamo, sarebbe quella di restare nel vostro appartamento. Questo è... Però per un po' di tempo che ci organizziamo, sì. Il comune è venuto vicino? No, il comune non è... Il comune, l'assessorato al sociale non è venuto vicino? Mi hanno chiamato... Ho parlato con l'assessore Famulari. Mi hanno chiamato al telefono. E io sono andato ieri mattina su appuntamento loro per spiegare, mi ha chiesto in poche parole cosa avevo bisogno, ho detto avrei bisogno di un alloggio. Certo, dato però che allora diciamo è disponibile ovviamente a spostarsi, perché questo sì. Ormai... E cosa faccio? Metto anch'io un'altra forza pubblica che mi protegge quando ritornano? Non posso fare questo. È andata a Catinara, giusto, sua moglie ha detto? All'ospedale Maggiore. All'ospedale Maggiore. Perché fra l'altro... questa agitazione negli ultimi giorni... Fra l'altro giorno 1 lei era stata operata all'occhio destro per una cataratta, giorno 1 ottobre. La prima visita l'abbiamo avuta giorno 7. Giorno 7 ci avevano tranquillizzato che si aspettava il ricorso del signor Presidente della Repubblica, che avevo fatto io come ho avuto dalla lettera che mi dicevano di lasciare l'alloggio per il 27 settembre, no? Ovvero presentare il ricorso alla TAR o al signor Presidente della Repubblica. Però l'iter giusto era quello di far riferimento al Comando Nord, giusto? Quindi no, a Padova. No, sulla lettera che loro mi hanno inviato. Avevo due opzioni, o fare ricorso tramite il TAR regionale oppure al signor Presidente della Repubblica. Signore, neanche tanto. Va bene, poi ci torniamo anche perché comunque... È previsto che si dia il signore al Presidente della Repubblica. Come? Signore, neanche lui. Mi ha detto no. Noi abbiamo una sfida di Presidente della Repubblica che non sono molto signori. Allora, vi fermo. Intanto saluto già Ressani, abbiamo già salutato. Buonasera, ben trovato l'avvocato Raffaele Leo, amministratore unico dell'Ater. Buonasera, buonasera Leo, grazie per essere con noi. Tra l'altro ha presentato un'iniziativa, insomma avete visto insieme al sindaco Cosolini nei nostri telegiornali sull'autorecupero, poi ci spiegherà anche cosa succede. Ciao Alessandro, Alessandro Zocco. Ciao, buonasera a tutti. Cosa scriviamo nel tuo sottopancia? Ex dipendente? Ovvio. Perché? In strada, facilissimo. Perché ho detto la verità brucia probabilmente. E la mia ditta non è andata bene che ho detto la verità. Verità perché è stato registrato e scritto agli atti dappertutto in azienda sanitaria, dunque l'azienda sanitaria sa tutto. Adesso sono in strada.
Allora, spieghiamo, tu hai raccontato al telegiornale Tele4 che la TS per la quale lavori aveva un appalto in scadenza, sì, due giorni dopo, cioè oggi. Oggi era l'ultimo giorno e oggi, l'ultimo giorno, chiaramente si sa il futuro della nostra vita, hanno prorogato fino al 7 del prossimo mese. Chiaramente tutti quanti con paura di restare a casa, siamo in 30. Ho avuto la fortuna io a venire qua a testimoniare i nostri problemi aziendali e mi è arrivata la lettera di licenziamento. Dunque, non so più cosa fare adesso io. Cioè, chiaramente... Tu l'hai portata qui, vero? Ovvio, sì. Possiamo vederla? Mamma mia. Perché è interessante, ci sono alcuni passaggi, insomma, sì, chiari. Posso prenderla io? Sì, prendi tu. Faccio vedere a Guido. E non so se devo coprire qualcosa, forse questo, per correttezza. Ecco, questa è la lettera, raccomandata a mano, risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. La presente per comunicarle, indirizzata a Zocco Alessandro, il suo licenziamento in tronco, motivato dal fatto che lei ha diffamato il servizio da noi erogato nel territorio della città di Trieste come da sua intervista televisiva. Nel riservarci ulteriore azione legale a suo carico, porgiamo distinti saluti, potrà ritirare le sue spettanze presso il nostro ufficio, va bene. Quindi, licenziato in tronco per aver diffamato l'azienda per l'intervista televisiva. Quindi, sì, riferimento, insomma, chiaro, sì, quello, sì, che, sì, hai detto. Cosa hai detto? Ho detto che abbiamo problemi, carenze di piastre, defibrillatori, che comunque è una cosa vitale. In primis ho avuto delle carenze. Ho dovuto fermare la macchina perché abbiamo cercato di salvare una vita e non avevo più piastre. Ho dovuto fermare l'ambulanza per ripristinare, nonostante che abbiamo capitolato, abbiamo dei regolamenti che probabilmente non vengono seguiti. Sei sposato? Convivo, sì, con una figlia. Con una figlia? E spero fra due mesi un altro figlio. Qua scrivono, basta ora di finirla, pensiamo prima ai nostri connazionali, dopo gli immigrati, vabbè. Perché questo è il grosso problema, perché se l'assessorato, per dire al sociale che è meritorio perché comunque lavora tanto, ma le ore di lavoro di una giornata sono quelle, se loro si dedicano all'80% per gli extracomunitari o clandestini, è ovvio che per i nostri cittadini non c'è spazio. Questa è la triste verità, anche se volessero fare del bene non ce la fanno. Sei stato l'unico licenziato? Sì. Siamo in 5 ancora senza paga di agosto. Cioè non hai percepito lo stipendio di agosto? Sì. E settembre? Settembre devo prenderlo al 20. Ah, okay. Che suppongo che non arrivi. Suppongo. Scusa, ma il contratto prevede tutto con sicuramente un iter, cioè la contestazione dell'addebito, poi deve dare sempre tempo, deve dare sempre quegli, un certo numero di giorni per le controdeduzioni da parte del dipendente. Cioè non ti possono mettere su strada da oggi al domani. Questo è il risultato. Vai da un sindacato. Sì, lo so. Ci muoveremo come bisogna muoversi. Però. C'è una violazione palese, a mio avviso, perché in ogni contratto, sempre da qualunque parte, è sempre prevista la controdeduzione, sempre. Lo sai, ovunque, dalla pubblica amministrazione al privato. Viene contestato un fatto, però ovviamente la persona ha il diritto di difendersi, è sacrosanto diritto. Se questo diritto viene negato, presumo che chi ha scritto questa lettera l'ha scritta senza pensarci due volte, perciò io credo che... Perché brucia, la verità brucia. E io in primis non vado in strada a portare persone, ad aiutare delle persone che già rischio la vita io. Cioè, scusa un attimo, io riallaccio a questo che diceva... Purtroppo quello che è successo a Alessandro, mi riallaccio a quello che è il clima che noi viviamo a Trieste. Perché della Ferriera non si può parlare perché c'è una svizzera di avvocati pronti a partire con le querele. Con la SIOT è la stessa identica cosa. Cioè siamo in un clima di terrore. Cioè, da quello che ho sentito prima, poi tra l'altro è stato identificato un vostro anche dipendente, no? Mi sembra. Sì, vabbè, ma quello quando vai a fare delle immagini. Viviamo in un clima. In zone militari, insomma, è normale che uno venga identificato. È un clima veramente molto brutto, Raffaele. Cioè, quando la scorsa settimana è stata fatta questa intervista al sindaco e alla Serracchiani per quanto riguarda la Ferriera, che loro ridacchiavano, no? Soprattutto la Serracchiani ridacchiava su quello che stava la toffa raccontando.
credo che sia una cosa molto grave. E il giorno dopo non si sente niente, i giornali scrivono poco o nulla di questa cosa qua, la gente continua a morire di feriera, la tedesca, per capire, non si è mai presentata in una riunione per quanto riguarda il discorso dell'amianto, che già Visentina più di una volta raccontato. Io anche a Sveglia Trieste. Allora, tra l'altro, io ho contattato l'assessore regionale della sanità per cercare di capire se poteva interessarsi, se vediamo se le prossime ore studierà la pratica, se otterremo magari qualche informazione in più. Cosa hai detto a tua moglie? Domani vediamo cosa dare a mangiare alla piccola, in primis, noi un mese senza paga, affitti, acqua, luce, gas. Adesso vedremo. La casa tua, posso chiederti? In affitto. Dunque, in teoria, magari ho dato l'anticipo, mi gioco l'anticipo, però dopo 2 mesi. Cioè. Perché l'hai appena presa, poi, tra l'altro? Sì. Quindi rischi di doverla lasciare. Sì. E se la lasci, dove vai? In strada. Parenti, genitori? Sì. Anche no, cioè. In strada. È vero che su 30 dipendenti tu mi dicevi sei uno di pochi autorizzati. Noi siamo ci hanno fatto fare un corso in azienda sanitaria in 10 persone su 30 per effettuare pronto soccorso. Cioè 118, noi l'altra estate, 2 estati fa, abbiamo fatto soccorso 118. Dunque noi siamo in 10 che siamo autorizzati dall'azienda sanitaria a far soccorso. Dunque noi abbiamo un attestato che ci rilascia l'azienda. In 10. Dunque. Chiaramente loro, da un lato, che ho questo pezzo di carta che, visto che vale, non vale niente, l'ultimo, perché sono in strada, perché ho detto che mi mancano gli attrezzi per lavorare, di lavoro. Cioè, e piove dentro le ambulanze. Sei l'unico che ha il coraggio di dirlo? Se è così, insomma, te lo dire. E partono le altre lettere per gli altri. No, ma adesso, se ti fa piacere, visto che comunque siete in regime di convenzione con l'amministrazione regionale, ovviamente, no? Sotto il 118 di Trieste, però. Sì, sì, no, nel senso che comunque è una convenzione con la regione, ci mancherebbe altro. Visto perciò che è interesse dell'amministrazione regionale che vengono applicati, dovrebbe essere addirittura un controllo esercitato con frequenza, però è interesse della regione che vengono applicati tutte, sia la qualità del servizio. Per intenderci, perciò il mezzo di soccorso che sia dotato di tutto quello. Perciò, se ci sono state delle denunce da parte tua che dice guarda, c'è qualcosa che non è a norma o è a rischio. L'azienda sanitaria è venuta a fare il controllo. È interesse nostro come amministrazione regionale che in realtà il mezzo che va a soccorrere qualcuno non debba essere soccorso, no? Al di là della battuta con la contraddizione. Sì, soprattutto che il mezzo sia a posto. No, ma interesse anche nostro che il contratto, anche il contratto di lavoro, come le condizioni dell'ambiente, eccetera, il contratto di lavoro deve essere, cioè, le norme devono essere applicate. E la regione ha il diritto di, e anche il dovere di accertarsi. Ovviamente non va a controllare ogni settimana se è stato corrisposto il dovuto. Però l'azienda sanitaria, perciò, se al termine, come facciamo spesso con Tele4, soprattutto al mattino, no? Quando capiscono più che tante case segnalazioni dei cittadini, se ci fermiamo un attimo tu mi dai gli elementi, mi mandi posta elettronica, faccio un'interrogazione nei prossimi giorni devo rispondere, mi fornimi naturalmente tutte le... Io ribadisco questo, l'azienda sanitaria è venuta a fare i controlli delle nostre ambulanze, hanno fatto tutte le fotografie delle checklist, fotografie dei copertoni. E cosa hanno detto? A noi niente. I copertoni erano lisci, le checklist con tutte le problematiche delle ambulanze sono state fotografate con tutte le firme degli operatori, che ogni giorno noi compiliamo una checklist con i vari danni. Diciamo che l'ambulanza deve, diciamo, la perfetta funzionalità di questa ambulanza deve essere garantita dalla tua impresa e controllato dall'azienda sanitaria, questo dici? Sì. No, ma deve essere controllata necessariamente. Certo. Sì, però ad oggi l'azienda sanitaria niente, non si sa dove sono andate a finire queste carte, perché se io scrivo una checklist so già cosa che non va, tutte le macchine sono. Mi ridai tutto il materiale, io lo presento come denuncia esposto all'interno dell'amministrazione regionale, che adesso la forma delle interrogazioni, in quel momento l'amministrazione non può più dire io non sono a conoscenza. Quindi diciamo nasce un'interrogazione in Consiglio regionale, va bene. Allora, abbiamo già toccato tanti punti, rivedremo nulla che non avessimo già raccontato in questi anni, visto che ci chiamavano teleferriera, diciamo, però rivedremo anche il momento in cui Deborah Serracchiani ha avuto questo scontro con la giornalista, il confronto
e poi la promessa, avete visto, strappata dal sindaco Cosolini, di venire a controllare a dicembre, insomma, quando appunto è atteso questo vero cambiamento. Quando verrà rilasciata l'AIA, e quindi a quel punto là siamo finiti. Beh, insomma, però c'è una promessa molto importante alla città. Questo è il problema. Rientra nei canoni dell'ATER una pensione di oltre 2.000 euro al mese più l'invalidità della moglie. Questo credo che sia per lei, Sturgnolo. Scusate, rientra nei canoni, me lo fate rivedere? Nei canoni della casa ATER con una pensione di oltre 2.000 euro al mese più l'invalidità della moglie. Non credo, cioè, tanto che non è una casa ATER, però insomma, quanto paga lei di affitto lì? 160 euro al mese. Non penso che 160. Sia indirizzato a lui. Cioè. Invece penso sì. Sì, credo di sì, anch'io. Sì. 160 euro. Diciamo, l'osservazione che è stata mossa in questi giorni era, doveva seguire l'iter corretto e chiaramente alcuni hanno sottolineato il canone basso. Cosa dice lei? E l'attuale mio canone è basso? È basso perché queste sono le leggi italiane. Non è che ho chiesto io di pagare 160 euro, io pago 160 euro al mese in base alle leggi che abbiamo, che ha stabilito che in base alla mia paga devo corrispondere quell'affitto al Ministero Difesa. E un'altra osservazione, ho visto via SMS, perché non ha comprato la casa? Ma vabbè, non ho comprato la casa perché ho cresciuto 4 figli con il mio solo stipendio. Per 20 anni io non sono andato in ferie, o perlomeno ho fatto delle ferie rimanendo a Trieste, che non erano ferie. Perché a Trieste mi vedevano i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, che c'era necessità del mio intervento, lasciavo la passeggiata con moglie e andavo a lavorare. Posso su questo? Sì. Oh. Poi sentiamo l'avvocato Leo anche. Io ho seguito la vicenda del luogotenente Sturgnolo, che devo dire è sicuramente anche dolorosa e al quale va la mia vicinanza umana. E questa vicenda, a mio modo di vedere, ha un po' del paradossale per due aspetti. Innanzitutto, diciamo, l'intervento un po' scenografico delle forze dell'ordine, perché ricordiamo che l'appartamento dove risiede il luogotenente Sturgnolo è un appartamento del demanio, quindi non del comune, quindi parliamo di proprietà statuale, che sono intervenute nel giorno di esecuzione dello sfratto. Un'operazione antiterrorismo. Sì, un'operazione così antiterrorismo. Questo mi pare sia paradossale e mi fa pensare che in molti casi la nostra macchina amministrativa sia un po' faraginosa o quantomeno si preoccupi troppo di alcuni aspetti. Dall'altro lato, però, devo evidenziare, qua faccio una critica, se mi consente, luogotenente, in primis che il Comune di Trieste sul punto non era stato avvisato in nessun momento anteriormente all'esecuzione dello sfratto. Da parte mia? Mai. Ecco, questo però, mi scusi se le faccio questa... Cioè doveva coinvolgere il Comune? Sì, questo, anche perché a quanto mi risulta, nel momento in cui l'assessore Laura Famulari è stata coinvolta, diciamo, ha contattato il luogotenente, si è subito resa disponibile a fornire, confermerà anche il collega Leo, un alloggio ATER messo a disposizione per condizioni straordinarie, dato che la moglie è in condizione di invalidità al 100%, e l'ha fatto immediatamente. Ecco, quindi il fatto che non ci sia stata questa comunicazione, questo rivolgersi al Comune, in qualche modo mi fa pensare che ci sia stata un'azione un po' non coordinata. Noi siamo assolutamente vicini e disponibili ad affrontare queste situazioni di difficoltà, tanto quella del luogotenente Sturgnolo, tanto quella di Alessandro Zocco, che ha dei connotati ancora più complicati perché si inserisce in una vicenda legale che poi va valutata anche nell'ambito regionale. Sono situazioni complesse. Ecco, però quello secondo me che è importante è che, e qua faccio, scusami Danilo, un attacco alla Lega, che non si strumentalizzino queste situazioni. Cioè lei dice perché c'era l'onorevole Federica, allora, che ha telefonato al ministro Pinotti, Federica ha bloccato lo sfratto quel giorno, morale, questo dice. Morale, scusami. Avvocato, morale. Lui fortunatamente è rimasto a casa, se no veniva preso e cacciato fuori di casa. Scusami. Se Federica in quel momento non avesse chiamato la Pinotti, lui sarebbe trovato in strada. Caro Danilo. Due persone anziane, posso capire tutto. Però non in quel modo là. Caro Danilo, però scusami, mi consenti una cosa. Grazie al cielo che c'è stato Federica. Mi consenti una cosa. A me pare un po' dubbio che nel momento in cui viene notificato il giorno di esecuzione dello sfratto, l'onorevole Federica e il consigliere provinciale Polidori siano presenti. Abbiamo portato noi. Scusami. Abbiamo portato noi. Quello che ti voglio dire. SMS al mattino. Scusami. Quello che ti voglio dire è: io credo che il Comune abbia dato dimostrazione di voler risolvere e prendere a cuore la situazione. Io mi auguro che il Comune risolva il problema non solamente del luogotenente. No, ma guardi, noi ce la siamo presa, perché infatti adesso è
in corso perché, questa procedura perché è andato, per far avere, perché per far è andato avere nel circuito entro, media entro perché 27, è andato nel circuito dei media entro 27. Perché diversamente nessuno guardi, sulla, io se sarebbe occupato io l'impressione che la Lega come, io, come la situazione io di, l'impressione di che la Lega abbia giocato sulla pelle del luogotenente sì, noi giochiamo sempre per demagogia mi scusi se lo dico perché, ma noi perché giochiamo questa, sempre sulla pelle di tutti però cerchiamo di risolvere i problemi e come l'hai risolto? Ecco. Quantomeno è ancora a casa. Noi stiamo, era in noi strada, stiamo risolvendo cercando di dargli un alloggio. Strada, noi stiamo risolvendo dandogli un alloggio. Conferma, conferma Raffaele Leo. Quanti militari? Carabinieri, esercito, mi sembra 21 o 22. Boh, ti sei risposto 21, da solo. 21 o 22 uomini tra no, le forze armate. Ci capiamo. Di cosa stiamo parlando? Ho detto in premessa che questo aspetto però è paradossale. Sono stati ho capito, confronti, ma detto abbiamo i clandestini che girano adesso per via commerciale, questi qua vanno 21 per cacciare fuori questa persona dopo una vita che era in quell'appartamento. Ma siamo matti. Danilo, ti ho detto, questo aspetto è paradossale. Detto questo, l'interlocuzione col comune è necessaria. Tanto è vero che nel momento in cui c'è stata questa interlocuzione, perché prima non c'era stato nessun contatto. Io ho chiesto ce se ce l'ho confermato adesso il luogotenente, non c'era stato nessun contatto. Io confermo questo, ma questo è dovuto che io non mi sono interessato. Primo, perché nell'avviso, nel primo avviso che mi ha mandato il comando regione c'era scritto che se volevo acquistare avevo diritto, se volevo rimanere in affitto avevo diritto se avevo compiuto 65 anni di età. Siccome avevo già compiuto 65 anni di età ho scritto, fatto presente che rimanevo in affitto, non ho avuto più risposta. E l'anno scorso, mi sembra in maggio, ho avuto un'altra lettera che mi comunicavano che il 27 settembre di quest'anno dovevo uscire immediatamente. Certo. Ovvero, avverso a questo provvedimento, potevo fare ricorso al TAR o signor Presidente della Repubblica. Certo, ripeto, un ricorso straordinario. Che tra l'altro, mi scusi se mi permette, prego. Le faccio anche qui. Il ricorso straordinario, come anche il ricorso al TAR, va notificato al comando di Padova, tra parentesi, c'è, cosa esatto, che deve essere fatta. Io adesso non dobbiamo, questo lo sapeva l'Inter. Non dobbiamo stare qui adesso allora, a farci il discorso legale. Chiedo perché, scusa. No, no, ma il problema, questo è un dato legale, ma non su interessa. Su quel decreto, chiamiamolo decreto di lasciare la casa, mi era specificato o fare ricorso al Presidente della Repubblica o tramite il TAR. Certo. Io ho fatto ricorso al signor Presidente della Repubblica. E se mi permettete dormivo sogni tranquilli, non c'è risposta. Guardi, il 27 no, il 27 io, sì, io, 27 io capisco la situazione, sono arrivati i carabinieri con l'esercito, non dobbiamo adesso stare comunque, qui a ricostruire a livello giuridico. Una puntualizzazione, prego. Il cavaliere Sturiolo negli anni 80, scusate perché me l'hanno detto anche prima nell'atrio alcuni ospiti che abbiamo incrociato prima di salire in studio, il cavaliere Sturiolo negli anni 80 disinnescava le bombe delle BR nelle scuole triestine. Ho fatto centinaia di interventi su questo campo. Le dico solo questo. Il giorno della prima comunione dei due figli più grandi, ero in chiesa, stavano facendo la comunione, e vedo un ufficiale dei carabinieri e un ufficiale della polizia. Che vengono per lei? C'era a fianco mio papà e mia mamma. Ho detto, quelli cercano me. Dice, ma dai, non è possibile. Cercavano me, perché avevano lanciato delle bombe alla sede del Partito Comunista a Trieste, non erano esplose per fortuna. Io ho lasciato la cerimonia e sono andato a lavorare. Le cose fra attentati in quegli anni e risultati bellici, perché ero responsabile per Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, erano giornalmente. E il periodo delle Brigate Rosse anche di notte. Allora, Leo, mi dice una cosa, avvocato. Mi chiedo, l'intervento di 21 tra carabinieri e poliziotti, sì, ma se no, guardiamo quanto costa certo, quanto la sua pigione di un anno. Fermi. Avvocato Leo, ma allora, rischia di avere, le volevo dire, ha visto due nuovi casi, tra l'altro non so se lei ha delle novità. Sono due casi diciamo abbastanza importanti e seri, però insomma io mi limito un po' a dettagliarmi un po' per dare diciamo magari un parere più tecnico che politico, perché non ho rivesto questo ruolo, quindi quanto riguarda la vicenda, spiace che Raffaele Leo non passi dalla nostra parte, è una persona per bene. Vabbè, adesso spiace, non cominciamo, non comunque ha un'altra ora e mezza per convincerlo, ha un'altra ora e mezza per convincerlo, poi vediamo. Vale Paressani Danilo, non è una questione di no, ma te lo dico col cuore, guarda. Dai. Ringrazio, ma non è una questione di poi la telefonata da casa, chiedo a chi è in linea di pazientare un minuto. Molto brevemente, il caso del signor Zocco, diciamo, non entro nel merito perché bisognerebbe conoscere un po' tutti i dettagli, non forse magari casa, occorreva no? anche un contraddittorio come datore di lavoro, certo, per farsi un'idea, per farsi un'idea un po' più completa della vicenda. Quello che mi posso dire io dal punto di vista formale
quella lettera di licenziamento mi sembra molto scarna per poter essere considerata una valida recesso, diciamo, di licenziamento in tronco. Guarda, scopro che sono di San Donà di Piave, noi abbiamo delle redazioni anche in Veneto. No, immagino mi sa che Zocca avrà una buona tutela sindacale, quindi anche una consulenza legale che potrà impugnare il licenziamento, e ritengo con buone possibilità dal punto di vista formale di avere diciamo un buon risultato. Quando riguarda la vicenda del signor Sturgnolo, io ho avuto modo un po' di occuparmi un po' di tutta la vicenda della dismissione degli immobili pubblici, perché viene fatta, se non ricordo male, una legge del 96 che diede appunto un impulso per, allo Stato, al demanio, e anche all'epoca le società partecipate come era l'INA, che aveva decine di stabili qui a Trieste, misero sul mercato questi immobili, nel senso ci fu la possibilità di dismetterli. Ovviamente gli inquilini avevano diritto di prelazione. Certo. Per quello che io so è una procedura che parte molto da lontano, cioè non si arriva a sfrattare un inquilino che abbia il diritto di prelazione nel giro di un mese, di un anno o di più anni. Io personalmente, che sono riuscito ad acquistare un alloggio del genere, perché io ero dipendente dell'Ass Italia, occupavo un alloggio dell'INA, volevano dismettere, non volevano riconoscermi il diritto di prelazione, sono andato fino in Cassazione e dopo 10 anni... Una bella battaglia. No, sono riuscito a spuntarla, però non hanno fatto lo sfratto. Quindi io ritengo che c'è stato l'invito a comunicare il proprio interesse, la scelta sacrosanta e giusta di rimanere in locazione. Poi, se non sbaglio, la legge prevedeva un termine della locazione. Certo. Scaduto quel termine, il proprietario si è procurato un titolo per ottenere lo sfratto, e quindi in un contraddittorio, ha avuto il titolo esecutivo, si è messo in esecuzione lo sfratto, con poi ci sono ovviamente delle proroghe, delle deroghe, eccetera, eccetera. Quando siamo venuti a conoscenza, perché noi abbiamo conosciuto, parlo come ATER, della vicenda del signor Sturgnolo, quando è scoppiato il caso... Ci state lavorando, vero? Abbiamo verificato... Aspetti, avvocato, le chiedo solo di pazientare un secondo, un minuto, anzi, che sentiamo chi è in linea da casa, perché è un po' che aspetta anche questa persona. Pronto? Abbassi il volume del televisore, perché sennò non ci sentiamo in diretta. Prego. Sì, buonasera, mi sente? Sì, prego, dica. Sì, io sono un collega del signor Zocco. Volevo così denunciare anche io questo fatto che da anni sta andando avanti questa situazione che stiamo vivendo, perché ripetutamente si ripete questa cosa, che le varie cooperative che vengono prima o dopo se ne vanno via, perché non riescono più a restare dentro, a sostenere questo appalto, no? Sì. Per svariate situazioni. La cosa più scandalosa è che adesso è stata fatta una mini gara d'appalto per far subentrare un'altra azienda al posto della TS, ed è stato manifestato l'interesse da parte di una cooperativa di Pordenone, che non svolge neppure questo tipo di servizio, e da parte della Croce Rossa Italiana, che è un'istituzione a Trieste, no? La cosa assurda è che la Croce Rossa Italiana non è stata neppure... diciamo contattata dall'azienda sanitaria, ma hanno preferito e stanno preferendo contattare una cooperativa che non ha neanche la più pallida idea del servizio che andrà a fare. Che deve fare? Senta, le chiedo, aspetti, chiaro. L'ha riconosciuto, sì, è un suo collega. Sì, sì. Ah, ok, va bene. Non fa nomi, sennò no, esatto, parte un altro licenziamento. Allora, vi fermo. Cioè, fatto apposta, a parte che ho sentito il telefono squillare, eravate d'accordo, no? No. No, ah, ok. Senta, le chiedo un'altra cosa. Lei è disposto a raccontare così come ha fatto Alessandro? Ci vuoi morti? No, adesso no, nel senso scusatemi. Così dobbiamo sentire anche l'altra parte, cosa c'entra poi? Cosa dice? O teme di perdere il lavoro? No. Guardi, di questa situazione sono a conoscenza benissimo i sindacati, in primis l'UGL, un altro sindacato, e quindi non dovreste essere voi a esporvi, questo voi, dice. Sì. Ecco, non dovremmo essere noi a esporci, ma dovrebbero essere loro a esporci, per ciò che le situazioni vanno in meglio, no? Non penso che le situazioni continuano ad andare come sono sempre andate, no? Fino allora. Mm-hmm. Chiaro. Di quello che è successo ad Alessandro, cosa dice? Licenziato dopo l'intervista a Tele4. Dico che è una cosa assurda,
Sì, dica. Dico che è una cosa assurda, perché l'azienda sanitaria è perfettamente a conoscenza della situazione che stiamo vivendo, e il fatto che Alessandro abbia avuto, diciamo, il coraggio di manifestarlo a Tele4 sia stato licenziato, è proprio un'accusa veramente assurda. Senta, invece lei continuerà a lavorare, giusto? Oggi vi hanno detto che voi continuate con l'appalto, no? Sì, fino al 7 di novembre è stato confermato che la TIF proseguirà con l'appalto. Scusate, no, leviamo questo sms per carità di... non so cosa sia, ci dissociamo. Scusi, ma c'era un sms che non sta né in cielo né in terra, almeno non so, noi non possiamo certo diffondere. E, senta una cosa, adesso mi ha distratto. E, detto questo, voi che siete rimasti dentro, avete pensato in qualche maniera di aiutare Alessandro? Non so, adesso magari vi siete parlati tra di voi, ora lui è senza lavoro, aspetta lo stipendio. Anche voi aspettate lo stipendio ancora d'agosto? Io l'ho percepito qualche giorno fa, lo stipendio di agosto, dopo aver fatto un'ingiunzione di pagamento attraverso un avvocato privato. Dove si è appoggiato anche Alessandro ed altri nostri colleghi. Solamente che i pagamenti sono stati fatti così casualmente, perché quando il nostro titolare ha ricevuto le giunzioni sul tavolo di pagamento, non si è accorto che tra questi c'erano delle giunzioni da parte anche di altri colleghi che aveva già pagato, e quindi qualcuno ne ha percepito lo stipendio e qualcun altro non ne ha percepito. Va bene, senta, io la saluto. Questa è la vostra idea, dobbiamo ascoltare appunto anche l'altra parte. Ribadisco, abbiamo scoperto stasera che hanno sede a San Donà di Piave, noi di redazione in Veneto ne abbiamo, quindi seguiremo la cosa. E aveva visto Ziberna che insomma intende fare un'interrogazione con il consiglio regionale? Va bene, la ringrazio. Salve. Ecco, va bene, arrivederci. Comunque insomma, seguiremo la cosa grazie anche a quello che dice Ziberna, che promette Ziberna stasera. Il caso Sturniolo, diciamo, sì. Adesso lo sta affrontando lei? No, allora, quando l'ATER è stata allertata dall'assessorato del comune, no, per cercare una soluzione, ovviamente siamo andati a vedere se per caso ci fosse una domanda del signor Sturniolo, della famiglia, di una richiesta di un alloggio ERP, perché in questi anni ci sono stati vari bandi per l'assegnazione degli alloggi, non abbiamo trovato nessuna domanda, quindi l'unica risposta che potevamo dare insieme al comune è quella di rientrare nella cosiddetta legge 15 per i soggetti che ottengono uno sfratto per fine di locazione oltre a 65enne o con persone invalide. Mi pare che il signor Sturniolo abbia tutte queste caratteristiche qui. Ovvio che c'è una lista d'attesa, perché non abbiamo, diciamo, risorse sufficienti per accontentare tutti quanti i soggetti che peccato, magari muovendosi un pochettino prima, quando è arrivato il primo avviso, aveva più possibilità di trovare una soluzione. Avvocato, mi scusi, no, non abbiamo fatto nessuna domanda, noi, mi riferisco a me e mia moglie, perché avevamo intenzione di non allontanarci da quell'appartamento. In più, sono stato assicurato con un ordine scritto dal Comando Regione Nord-Est che potevo rimanere o comprando o rimanendo in affitto. Avendo compiuto 65 anni. Probabilmente è stato informato male. Perché, e non è colpa mia. Dico probabilmente, perché io in base alla norma di legge, siccome sono stato anch'io in una sua situazione analoga alla sua, e la possibilità di optare per la locazione aveva una scadenza, non a vita. Sì, non è... io ho optato era... subito. Sì, ma la locazione era prevista una scadenza. Potevano essere 4 o 6 anni dopo. Quando no, alla ricezione di quella lettera, sì. Io ho risposto nel giro di 3 giorni. Sì, e avevo ma si intendeva... 60 giorni di tempo per rispondere. Ho capito. Quando lei ha scelto l'opzione di rimanere in locazione, sì. La locazione non era a tempo indeterminato, ma era necessariamente a tempo determinato. E di chi è la colpa? Mia? Non so, non magari, è colpa mia. Cioè, io non lo so, io non so qui per dare responsabilità, cioè, o elevare colpa. Senta, un po' come avvocato, adesso, siccome poi vorrei farvi vedere anche le immagini di quanto accaduto a Gorizia, poi commentiamo insieme. Ci sono già le idee adesso, hai in mano la pratica del signor Sturniolo per trovare questo appartamento? Stiamo cercando una soluzione con la legge 15 per reperire un alloggio. Ho un alloggio parcheggio, una soluzione per il signor Sturniolo. L'alloggio parcheggio cos'è? Temporaneo? Temporaneo, in attesa di un'assegnazione definitiva, se ovviamente ci fanno la domanda per un alloggio ATER, che noi non possiamo assegnare. Quindi il signor Sturniolo deve fare domanda comunque. Certo. Questo lo sapeva, deve fare domanda. No, non mi è stato. Cioè, l'assessorato, diciamo, dove sono stato ieri non mi ha detto di fare nessuna domanda.
per adesso. Forse c'è una via differente all'emergenza abitativa? No, no, come tutti gli sfrattati, allora sfrattati, separati, oltre 65enne, possono fare domanda in qualunque momento per un alloggio ATER. Allora deve fare anche per questa la legge domanda, 15, bisogna un po' detto. Attivarsi. Non me l'hanno detto. Però l'ATER... Non me l'hanno detto. Vede che è importante solo sentire dall'avvocato. Secondo me la comunicazione che l'ATER ha per certi aspetti è carente. Questa notizia che tu hai dato in questo momento è estremamente importante per la gente, perché la gente non conosce i termini per richiedere la casa l'ATER. So che basta andare all'ATER a chiedere, però se voi fareste in qualche modo una pubblicità su quello che è l'ATER, su quello, le condizioni per le quali una famiglia si trova in determinate condizioni e può chiedere poi l'appartamento ATER, forse sarebbe... Danilo, ti posso assicurare che dalle centinaia di persone che riceviamo all'URP... Significa che lo sanno. Della no? Lista che abbiamo sul sito, dallo sportello casa, dai servizi sociali, dai sindacati degli inquilini, sanno tutto, hanno anche i moduli, dai portierati sociali, ci sono i moduli dappertutto per fare la domanda. Non sembra strano che l'assessorato non gli ha fatto presente perché che doveva fare richiesta. Il caso del locotenente Sturgnolo non è stato mai segnalato né ai servizi del comune né all'ATER prima che si verificasse il... Io, scusa, torno vi fermo, c'è una telefonata a casa, ragazzi, che non ho capito, forse un po' che è in attesa. Pronto? Pronto? Sì, prego, buonasera, dica, la prego velocemente, dica. Volevo intervenire sull'agenda del signor Zocco, piena solidarietà nei suoi confronti, per dire che le problematiche da lui esposte sono verificate anche in passato con le precedenti vite. Sì, l'abbiamo detto, sì. E quindi penso che un occhio di riguardo sul fatto dei trasporti secondari da parte della linea sanitaria sia dovuto. Per garantire un futuro dignitoso a noi lavoratori che ogni giorno cerchiamo e aiutiamo le persone. Lei è un collega? Io sono... Sì, Alessandro. La sentiamo male, deve avvicinare il telefono perché sennò... Lei è un collega di Alessandro? Sono un collega del signor Zocco. Questa voce la riconosci? Va bene, grazie. E poi volevo fare, per chiudere, sì. Spero che le istituzioni... facciano qualcosa, si muovano in maniera opportuna per garantirci un posto di lavoro, ecco. Certo, abbiamo sentito questa sera è nata un'interrogazione in consiglio regionale in diretta, diciamo, sul tema TS e quello che è avvenuto. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Ressani, sì, flash, le chiedo perché poi vi faccio vedere quello che è avvenuto a Gorizia. Brevemente, volevo dire che con riferimento al comune, i servizi per le politiche sociali di assistenza anche in questi casi di difficoltà, anche nel caso del signor Zocco, sono attivi, cioè questo voglio dire, bisogna rivolgersi all'assessorato di Laura Famulari e ci sono una serie di intese che sono state anche siglate molto importanti, del quale penso sia opportuno dar conto se ho un minuto, ad esempio l'intesa siglata tra Comune e ATRE essenzialmente, che è Agenzia per l'Affitto, che consente in buona sostanza di avere un incontro tra conduttori e locatori. Avendo... Sì, però bisognava dire al signor Sturgnolo che deve fare domande. Questo dico, cioè, no, adesso, ma chiedo scusa, entro il 27 devo trovare una alternativa. Scusi, io posso rimanere. Dottor Avarino. Aspetta, Sturgnolo, aspetta, sentiamo Ressani, dopo tornerà. Se arriva un ordine di sfratto, che poi ripeto, arriva dal demanio, quindi dallo Stato italiano, non arriva dal comune, il concetto fondamentale è: questa situazione vede il comune partecipe e vicino al signor Sturgnolo. Noi nel momento in cui l'abbiamo saputo, e l'abbiamo saputo a cose fatte, ci siamo attivati il giorno dopo. Tanto è vero che l'assessore... È ovvio che avete intenzione di trovare una soluzione prima del 27. L'assessore quindi, Laura Famulari ha chiamato il luogotenente Sturgnolo nella giornata di sabato per risolvere la situazione. Grazie alla Lega che vi ha fatto presente. No, la Lega io prima, ho già detto quello che penso sulla Lega. Lui era, se a non me fa strano che il consigliere politico fosse presente nel momento dell'esecuzione. Sturgnolo, le chiedo, scusami, ma lei non mi sembra una cosa costruita. E allora va bene, una cosa costruita. Amicizia nella Lega, cioè diciamo, come mai i leghisti erano in casa? Sono stati avvisati
da uno dei miei figli, esattamente il maggiore, che abita a Gorizia, non so a chi ha telefonato. Hanno parlato con il capogruppo della Camera, mica, perché poi avete anche Rosato e tutti questi qua, si vede che non si sono attivati, allora, no? Non si sono attivati. Abbiamo, Rosato, abbiamo sappiamo che per Trieste... Danilo, la procedura di dismissione, come ricordava Raffaele, è una procedura che parte da lontano e quasi mi si consente di dire una procedura amministrativa, cioè il fatto di dismettere quegli immobili. Sì. Allora, questo non così è come altre, l'esercito insomma, in questo momento sta, no, non è che sta contenendo i costi, cielo, no, dappertutto. Grazie alla Lega siamo qui a discutere, grazie alla Lega, perché se no il signore era in strada. Io credo che il Comune abbia dato una risposta immediata e tempestiva. Grazie alla Lega. No, io credo che la Lega abbia giocato su questo. Io credo che la Lega abbia giocato. Giancarlo passa con noi, che sei una persona per bene. Allora, io credo che abbia giocato. Pure lui. Allora, fermi. Abbiamo capito, ricostruito, diciamo. Rispondo, aspetti, Slocker, mi faccia rispondere, dopo sentiamo anche Ziberna. Quell'SMS, non è che basta andare in TV per trovare un alloggio, è che c'è un'emergenza abitativa, credo, in questo momento, e quindi... c'è anche il tema dell'autorecupero, se e c'è il tema dell'autorecupero che abbiamo presentato nei giorni scorsi, sul quale sentiremo l'avvocato Leo. Ziberna diceva, e poi c'è una telefonata, abbia pazienza, tra un secondo siamo da lei. Posso, in riferimento a quell'SMS, quell'SMS che era comparso, un amico appunto del figlio del luogotenente Ribaudo ha avvisato me e diverse altre persone, perciò c'è stato subito questo circuito di interessamento già dalle 8 e mezza del mattino, perciò il giorno stesso. Per quello diciamo diverse forze politiche sono trovate a suo fianco. Va bene. Non è stato contattato il comune. Però non era stato contattato il comune. Mai stato contattato. Ho visto che qualcuno diceva il sindaco e Ziberna. Non siete mai presenti, neanche non vi chiama. Non siete attivi, sindaco non Cosolini, vi chiama, immagino. La gente non vi chiama. Cosolini, diciamo, dicono via SMS. Poi Cosolini, figurati, neanche non si ferma a parlare con le persone. Telefonata da casa, poi, poi vediamo le immagini di Gorizia e sentiamo il sindaco Romoli. Pronto? Ha detto che mio figlio è stato... Aspettate, pronto? È ancora lì? No, l'abbiamo perso? L'abbiamo perso, vabbè, dovete avere pazienza due minuti. Io ricordo, perdoni, io ricordo che il suo figlio è andato a parlare con Cosolini e Cosolini ha detto, io non ho tempo. E non... È così? È così. La verità è questa. Le 8:30 del mattino gli ha detto che non, era troppo tardi e non ha detto che era troppo tardi. Allora, sì, ma si è preso la cosa diversa. Una persona per io non ho tempo per queste cose. È una cosa diversa dire tardi, però. Danilo, ho capito, in quel momento dico, un sindaco si sarebbe dovuto fermare e chiedere e domandare cosa posso fare per questa persona. Danilo, no, non l'ha fatto neanche parlare. Mi è stato riferito dal sindaco Cosolini. Non fa fede. Mi è stato riferito, io è una persona seria, il sindaco Cosolini, e io ti riporto quello. Io credo a te, no, il sindaco Cosolini. È quello che mi ha detto. Mi è stato riferito che la mattina dello sfratto, se non erro, allarmato dal fatto che quel ordine di esecuzione era messo in esecuzione, il figlio del luogotenente Sturniolo si è recato Palazzo del Municipio e ha incontrato, ha intercettato al volo Roberto Cosolini, che ha passeggiato e ha detto guarda che questa cosa è in atto, e Roberto Cosolini ha detto guarda, adesso in questo momento non abbiamo niente, so che la cosa doveva fermarsi e mandare qualcuno lì. Ma se il giorno dopo, la persona con 22 carabinieri, Danilo, doveva Danilo, essere mandata ma se, fuori ma dall'appartamento. Ma se il giorno dopo Laura Famulari contatta il giorno dopo, hai detto bene, il giorno dopo, non prima. Il fatto è successo il giorno prima, Ressani. Guarda, il tuo accaloramento mi dimostra sempre di più quello che ho detto prima, che questa è una costruzione che abbiamo costruita, certo, ma non dire queste cose, noi vogliamo risolvere il problema, voi avete intenzione di dire è colpa del sindaco, non è ma è colpa del sindaco, sì, ma stiamo scherzando, perché nel momento in cui cui il sindaco viene avvisato in strada, indifferente dove, il sindaco in quel momento doveva trovare una soluzione, aiutare a indicare la cosa a fare. Guarda che il sindaco non ha poteri sui militari, io penso che alla fine la soluzione sta in mezzo, io capisco, nel senso che è una persona che sta andando anche da un luogo a un altro, in quel momento magari un impegno, però io capisco quello che dice lui, se io fossi stato sindaco, nel momento in cui io constato che c'è un'emergenza e non lo posso seguire io in prima persona, assessore, un consigliere delegato, un dirigente per dire, un dirigente, vieni qui, ti mando una persona,
ti prego, fai tutto ciò che è possibile fare, ma lo faccio subito, anche se io sindaco non lo posso fare. Giancarlo, il giorno dopo l'ha fatto. Rodolfo, Giancarlo, però sono andato, l'ha fatto il giorno dopo. Questa, ripeto questa cosa, è un discorso di competenze, è autorità del demanio, competenza del demanio. Ho capito, ma lui è un cittadino di Trieste. Non del sindaco. Ma quello che il comune può fare è mettere a disposizione una legge. Allora, avvocato Leo, e poi vediamo queste immagini di Gorizia, perché sennò non vediamo più. Solo una precisazione, sempre astenendomi dal caso concreto. Allora, a Trieste ogni giorno... Passa con noi anche tu. A Trieste ogni giorno vengono eseguite decine e decine di sfratti per varie ragioni. Per morosità, colpevole o incolpevole, per finita locazione, eccetera, eccetera. Un provvedimento di sfratto viene emesso dall'autorità giudiziaria dopo il contraddittorio col cittadino, quindi è una sentenza che viene emessa nel nome del popolo italiano. Opporsi all'esecuzione di uno sfratto legittimo è reato. È reato. 388 del codice penale. Non stiamo chiedendo che venga, doveva sapere cosa stava succedendo. Allora, se il comune fosse stato informato, come si sta muovendo, e vi posso garantire, perché faccio parte della commissione in prefettura dove esaminiamo tutte le problematiche, gli sfratti per morosità, intervenendo su quelli incolpevoli, muovendoci prima per cercare di reperire tramite l'agenzia dell'affitto, gli alloggi parcheggio, il cacciaburlo, eccetera, eccetera, delle soluzioni per venire incontro a soggetti che hanno questi problemi. Io credo che anche nel caso del signor Sugnolo il comune sarebbe mosso, diciamo, per tempo. Non possiamo dire, scusa Danilo, se noi facciamo passare l'idea che un'autorità, un politico, chiunque, di fronte a un caso umano, perché chiunque viene sfrattato è un caso umano. Allora, certo. Chi occupa un alloggio quando c'è un provvedimento di sfratto non ha più titolo di occupare l'alloggio, quindi è un illecito. È come dire oggi Ressani, domani mi va a occupare un alloggio dell'ATER. Io ho l'obbligo in questo momento se lo studiamo sta occupando allora bastava che dicesse è un'occupazione allora attualmente per la legge italiana e per il diritto italiano, signor Sugnolo, o tutti coloro che hanno un procedimento, un titolo di sfratto, hanno un'occupazione senza titolo. E quindi questo è dal punto di vista legale. Ecco, adesso siamo su questo, siamo questi d'accordo. Casi qui vanno, ma bastava che lui dicesse, il sindaco dicesse, non so cosa si il sindaco, rivolga immediatamente all'ufficio dell'assessorato della sociale della Federazione. Danilo, io Laura la cosa che poteva dire questo, no? La voglia che voglio consigliare è che bisogna evitare, dal punto di vista politico, è bene fare informazione. Cioè, non mai arrivare ai casi del signor Sugnolo, cioè muovendosi per tempo, informando i cittadini e fornendo gli assistenti. Okay. Però, ma quando arriva l'ufficiale giudiziario poi Sturniolo porta, e voglio è passare troppo tardi. Però ognuno ha il suo stile, ci mancherebbe altro, perché io non vado né a bacchettare né a insegnare nulla. Però lo stesso luogotenente ha ammesso che non era a conoscenza della procedura, ad esempio, che doveva osservare e per la richiesta eventualmente di alloggio. Ma mi sembra che non si sia mai informato, non ha importanza il perché, non era a conoscenza. Perciò questo significa che per la richiesta della casata, sì, ma qualunque cosa, qualunque cosa dovesse fare. Perciò anche il sindaco che consente a un funzionario, a un dirigente, a un assessore di interloquire con lui per dirgli guarda, hai fatto questo, sì, no, fare proprio la spunta di ciò che può fare, che ha fatto, che dovrebbe fare. Esattamente quello già, che è stato fatto. Già questo è una cosa, per capirci, se una persona a 20 metri da me sviene e cade a terra e vedo che ha dei sanitari intorno, delle persone intorno, non è che mi disinteresso perché dico non è un esattamente caso mio, quello che è stato perché fatto. Ci sono migliaia di persone ogni giorno che stanno male. Io vado, anche se non sono medico, per vedere se posso fare qualcosa, naturalmente senza andare a intralciare sanitari. Però è un fatto di... dalla dottoressa Laura ma non dare la colpa alla Lega di strumentalizzare questo cose. Mi sembra eccessivo. Queste cose qua. Ricorda che la Lega è riuscita a fermare questo sfratto. Questo devi dire onestamente. Lega è riuscita a bloccare 20 carabinieri con una telefonata. Fermi, telefonata da casa, pronto? Fermi. Il problema di risolvere il problema. È chiaro. Fermi, pronto? Prego. Chi abbiamo? Parli pure perché se no... Che c'è o non c'è? Pronto? Che fa? Ha già rinunciato? Ha già rinunciato. Non avete pazienza stasera, ragazzi miei. Bisogna aspettare. Allora, Sturniolo, aspetti Ressani. Volevo puntualizzare esattamente due cose. Si continua a ribattere lo sfratto esecutivo e fuori legge opporsi. Io non mi sono opposto a nessun sfratto. Io sono un cittadino italiano. E se mi permettete di dire, sembra che il signore Rassine titolo, scusi, cioè senza più diritto a restare lì dal 2004? Ma chi è che scrive queste baggianate? Non lo so. Dunque forse deve ringraziare l'esercito che guardi chi ha meno
della sua ricca pensione dorme in strada. Vabbè, certo, poi sì. Qual è la pensione? Dal 2004 non aveva titolo di star lì. 2000 euro? Ma no, perché scrivono queste bagianate? Allora io sono un deficiente. Io nel 2014 ho ricevuto una lettera in cui dal comando preposto mi veniva detto o compri o vai fuori. Il Ministero della Difesa. Ah, quindi, comando... Io avrei comprato, se fosse stato. Non ho i soldi, dottore. Ho cresciuto, ho detto prima, quattro figli, non ho i soldi. I prezzi in quel momento? No, no, 130.000 euro non vado a pagare quell'affitto, perché bisogna fare un sacco di lavoro. In questa lettera mi era specificato che se non compravo e avevo compiuto 65 anni di età e volevo rimanere lì in affitto, potevo rimanere comunicandolo. Io ho comunicato, dopodiché ricevo un'altra lettera a distanza di un mese che mi dicono di lasciare l'appartamento. Se non volevo lasciare l'appartamento entro il 27 settembre, di fare ricorso al signor Presidente della Repubblica o al TAR di Trieste. Io ho fatto ricorso al signor Presidente della Repubblica. Ma c'è chiaro questo? Oh, ma si continua a ribattere che io non ho fatto niente? Dato il tema giuridico formale nel quale non possiamo adesso ne addentrarci perché non avendo la lettura delle carte, non posso io fare la contestazione, non ha notificato a Padova, cosa che comporta difetto di... Non mi interessa questo. Un conto è il dato politico. Il dato politico è che nel momento in cui il Comune è venuto a conoscenza della sua... Si è attivato. No, fermi, volevo dire, fermi. Telefonata da casa, aspetti Ressani. Telefonata, vediamo se siamo riusciti. Pronto? Pronto? Oh, con chi siamo? Ciao, buonasera, sono Piero da Trieste. Prego Piero, dica. Volevo segnalare solo una cosa, che in zona ponziana qua, sulla rete televisiva vostra, non si vede bene stasera, non so perché. Non so se siete a conoscenza. Provi a rifare la sintonia, grazie. Intanto ci stava seguendo, ci stava seguendo, niente, vabbè, non mi sente, manco il telefono funziona. È oscurato. Va bene, grazie comunque, Piero. Mi sento così, sembri un tecnico. Posso una cosa? Quello che discorso. Sì, scusate, prego. Un'altra cosa che informativa, visto che stiamo parlando anche di informare i cittadini, un altro strumento che è molto importante, quello che dicevo prima, l'Agenzia per l'Affitto, prevede accordo tra Comune e ATER, non solo, e ci sono, questi sono i soggetti principali, Raffaele, prevede un fondo di salvaguardia per gli sfratti incolpevoli che va fino a 3.000 euro, il che significa poi con copertura di spese legali fino a 2.000 euro, qualora il locatore versi al Comune la cifra minima del 2%, che vuol dire su un canone di 500 euro... 10 euro al mese, che significa che su una persona... Non era moroso lui. No, lui ha sempre pagato, giusto, ha sempre pagato. Io sto dicendo che questa informazione sta nel fatto che il Comune ha messo in campo subito una cosa per tutelare quelli che sono una condizione... Slogan sta facendo campagna elettorale, il signore in questione doveva sapere che una volta andato in pensione non poteva più stare nella casa del demanio. Non è vero, perché lui aveva portato la fila. Allora, rispondiamo a tutti, questo non è vero. Non è vero. Fermi, telefonata perché poi ho la pubblicità. Pronto, ancora? Chi c'è? Non volevo. Deve parlare però, perché sennò oppure chiama da Ponziana. Pronto? No, lui ha il problema di vederti. Ah, buonasera. Buonasera, dica. Voglio intervenire nella trasmissione di Rinca. Sì, siamo già in diretta, dica però, perché sono in pubblicità. Ecco, volevo sapere solo una cosa. Volevo sapere, il signore, quello che è stato sfrattato in via Dardoni, qual era, se è possibile, sapere la locazione, il prezzo della locazione, 150. Ed eventualmente anche quello che lui percepisce mensilmente, per fare un parametro di capire altre persone cosa... Non ho capito, qual è la domanda? Quanto prende di pensione? Sì, quanto prende di pensione? Ah, non abbiamo già detto quanto prende di pensione, non so se lo vuole dire. Non so. Che si informi tramite il Ministero della Difesa. Pronto? Ministero della Difesa, si informi col Ministero della Difesa. Ho visto una cifra girare via SMS, militare, 2000. Un militare tutto di un pezzo. Militare tutto di un pezzo. Va bene, ho visto una cifra girare. Sì, dica. Va bene, lei ha detto di informarsi col Ministero della Difesa. Grazie comunque, io ho visto una cifra 2000 via SMS. 2002, va bene, non è una colpa, avrei credo. Avrei potuto prendere di più se facevo causa di servizio, come prescritto dalla legge. E non ha fatto causa di servizio? Mai fatto causa di servizio, questi sono causa di servizio di persone che si sono ferite con un fascicolo che gli è caduto in testa, un fascicolo di carta. Va bene. Il tema... no, e io sono così.
Allora, ci fermiamo per un minuto, poi andremo a Gorizia per vedere che cosa è successo sul fronte dell'accoglienza oggi. E anche riascoltando l'intervista, anzi perché è arrivata pochi minuti fa l'intervista al sindaco Romoli, che vi ricordo domani sera sarà qui ospite in studio a Ring. Un minuto e ripartiamo da qui. Stop Immigrazione Trieste torna in piazza per 6 giorni, in Via delle Torri il 22, il 23 e il 24 ottobre, poi il 5, il 6 e il 7 novembre, per raccogliere firme in calce ad un'istanza che fondamentalmente chiede 4 cose. La chiusura e l'interdizione del silos e la bonifica dell'area, la messa in sicurezza sanitaria dei richiedenti asilo e non, per scongiurare il ritorno sul nostro territorio di malattie contagiose da tempo debellate. Dare un contributo maggiore alle famiglie che sono in forte difficoltà economica. Quindi il punto forse più importante. Un consiglio straordinario aperto a tutta la cittadinanza, che anche la cittadinanza deve portare la propria voce al comune di Trieste e far sentire tutte le cose che non vanno da questa amministrazione locale. Stop Immigrazione Trieste conta di raggiungere un numero considerevole di sottoscrizioni per portare avanti ulteriori problematiche riconducibili a questioni di sicurezza sociale. Ci sono state anche donne che hanno subito violenza, vediamo il caso di Opicina nel 2014, quando una donna è stata proprio stuprata nel giardino di casa propria. Quindi è una cosa da sensibilizzare. Io sono molto vicino a questa situazione, noi di Stop Immigrazione, soprattutto alle donne che prendono anche l'autobus, la 20 o la 10, che porta in Via dell'Istria, dove queste persone vanno anche a mangiare. In questo contesto, Stop Immigrazione Trieste avanza una proposta che potrebbe sembrare persino bizzarra. Io direi che a questo punto Trieste Trasporti potrebbe mettere anche a disposizione una navetta, in modo di dare comunque più sicurezza ai cittadini, ma anche un servizio maggiore anche per gli immigrati che non vanno magari a vivere assieme e a dividere assieme questo mezzo pubblico. E diciamo, questa cosa chiaramente poi ha innescato una serie di reazioni, di telefonate anche in redazione su questa proposta di un autobus, una navetta alternativa soltanto per i profughi, no? Bene, e dopo sentiremo la vostra opinione. E ricordo che l'assessore Trevo ha preso l'impegno e oggi mi ha contattato proprio per fare quel giro in autobus serale con le signore che dicono di essere state comunque infastidite. Telefonate e poi vediamo le immagini di Gorizia, promesso. Pronto? Caduta già? No. No, cioè? Pronto? Dica, parli. Niente, caduta, va bene. Allora, andiamo a Gorizia, vediamo questa immagine, sentiamo il sindaco Romoli. Questa è la vostra manifestazione. C'è una vostra telefonata? Ditemi, ragazzi. No, ok. Allora, vediamo le immagini di Gorizia. Questa è la vostra manifestazione stasera. Per dire, no, Tendopoli dove? La proposta era da parte, come avevo accennato, di questa associazione Medici Senza Frontiere, era quella di erigere, a spese loro peraltro, una tendopoli nella nostra città. Occhio che Gorizia un anno fa aveva già subito, nonostante il parere contrario dell'amministrazione comunale, perciò del sindaco che rappresenta la maggior parte dei cittadini. Vuoi che ne parliamo dopo il video o parliamo sopra? Parliamo. Ecco, nonostante il parere contrario espresso dalla città, che è rappresentata dal sindaco, aveva eretto nel centro della città una tendopoli. Doveva durare una settimana per l'emergenza, in realtà è andata avanti un mese e mezzo, due mesi. Però ancora questa tendopoli? No, quella tendopoli è stata smantellata. Però da quel momento, e sono parole non mie, sono parole che la sinistra dice, ecco la Ziberna sta speculando, ecco stessa accusa, io ho citato virgolettate le parole di una persona di estrema destra, l'assessore regionale Torrenti, che è un facinoroso, un fascista naturalmente, ci mancherebbe altro, ecco, e il quale peraltro ha citato le parole del prefetto. Che cosa è accaduto? Nel momento in cui, ma è normale, un vuoto nella fisica viene occupato. Perciò nel momento in cui gli immigrati, io parlo tramite di immigrati al di là della sfumatura clandestina, perciò queste persone, quando sanno che nella città di Gorizia c'è la possibilità di trovare un tetto, un pranzo e una cena, vengono ovviamente a Gorizia, ma è fisiologico, è normale. Occhio che una fetta considerevole
anzi la maggior parte di quelli che hanno abitato nella tendopoli non venivano né dal Pakistan né da zone di guerra, venivano dal Belgio e dall'Olanda, perciò paesi in cui è terribile la situazione. Tornavano indietro, cioè... Dopo 2 anni e 3 anni venivano, perciò ecco, non fuggivano dalla guerra, non fuggivano dalla miseria. Ma a parte questo, insomma, anche quello caso... ma a parte ciò, dicevo, comunque in quel momento, da quel momento si è accesa una spia sulla città, tant'è vero che Gorizia sta occupando una quota, una percentuale sproporzionata rispetto naturalmente alle proprie possibilità. Ecco la Gorizia che cosa dice? Gorizia dice: io mi faccio certamente carico, ma soprattutto al di là poi del distinguo, noi diciamo chi scappa dalla guerra, nessuno gli verrebbe mai in mente, cioè chi rischia la vita, chi rischia perciò proprio, a nessuno verrebbe mai in mente di ritorno dove è rischi. Altra cosa invece è coloro invece che si spostano per migliorare le proprie condizioni di vita. Poi potremmo fare 1000 considerazioni per quanto riguarda quelli che stanno a Gorizia. Noi sappiamo che chi scappa perché ha paura per le condizioni di vita sua e della propria famiglia, e vediamo quelli della rotta balcanica, immagini drammatiche con donne e con bambini, perciò la prima cosa che fai è mettere in sicurezza, mettere in salvo la moglie e i figli. Quelli che sono in Gorizia, prevalentemente pakistani, probabilmente afghani, comunque non hanno, loro sostengo, non hanno moglie e figli. E questo e sono tutti giovani, perciò questo è un campanello d'allarme, ma ripeto, questo qui è soltanto una considerazione all'altre. Noi diciamo, non è possibile che Gorizia, come fino a ieri sera, ospiti perciò 300 persone, ma soprattutto 300 persone di cui 160 in condizioni assurde. Occupano letteralmente il parco della rimembranza di Gorizia, e questo quando va bene, quando va peggio, occupano le sponde del fiume Isonzo con il rischio di esondazioni, perciò con rischio pericolosissimo. Anche per personale, certo, di sicurezza. Telefonata da casa, vediamo se adesso ha avuto pazienza. Pronto, dica. Buonasera. Benissimo. Ma dovete aspettare qualche istante, ha preso paura forse. Li ha intimiditi. Questo c'era, confermiamo. Allora, Sindaco Romoli, vediamo cosa ha detto, il Sindaco di Gorizia. Che fino a ieri sera aveva 350 richiedenti asilo, un numero esorbitante ed insopportabile per una città di 35.000 abitanti. E finalmente ci si è resi conto di questa situazione, il prefetto ha spostato al CARA di Gradisca quasi 140 persone, e questo consente oggi alla città di respirare. Dobbiamo impedire che i nuovi arrivi creino di nuovo una situazione insostenibile. Il CAR di Gradisca che era chiuso ed è stato... Il CAR era già aperto, ma era una parte che era prima CIE, che era chiuso, oggi ieri è stato riaperto e ha potuto ospitare 150 persone. Ressani cosa dice? Non mi parla... Anche sulla riapertura del CIE CAR... Diciamo una posizione irragionevole quella di Ziberna, che... è completamente contraria e opposta a quella che propone la Lega invece. No, l'abbiamo fatto insieme alla Lega, l'iniziativa di Gorizia, abbiamo Lega, Fratelli d'Italia, allora, Forza Italia. Lascia che dica, perché Ressani in questo sentiamo, tutto Danilo, il PD è in confusione. Danilo Slocca, con le UTI, al tuo fianco, diceva sono tutti clandestini. Sono in confusione in tutto. Sono tutti clandestini. Momento. Ecco, allora io quello che credo sia importante sono dire clandestini è quelli. Le quote di ripartizione, è vero quello che dice Ziberna, 300 su 36.000 troppi. Non sta nelle quote, quindi ecco, questo vale anche per Trieste, anche noi abbiamo sforato come quota. Allora, la interrompo un secondo, telefonata, prego. Vediamo, pronto, ce la facciamo stavolta? Ecco, dica, abbassi il volume del televisore, se no... Pronto? Sì, parli. Ah, mi sentite? Sì. Guardi, io sono Dino, vorrei un chiarimento, più che un chiarimento, ho qualcosa da chiedervi, a chiedere ai signori... Dica. Ecco, il discorso è questo, tutti questi ragazzi che vengono qui, migranti, non migranti, economici, indifferenti, che vengono qui, che hanno tutti quanti il telefonino, che stanno vivendo, che praticamente hanno da mangiare, da bere, e quindi hanno quel 2 euro al giorno, questa cosa qui, penso che un giorno finirà. Questa roba qui finirà, perché non durerà in eterno. E questi ragazzi, data la nostra disoccupazione che abbiamo in Italia e a Trieste, dove andranno? Che cosa faranno questi signori? Li continueremo a mantenere? Cosa succederà? Questo è il discorso, capite? Perché noi non possiamo andare avanti con questa situazione solamente perché dobbiamo dare da mangiare e ingrassare le cooperative rosse e bianche, perché con i soldi nostri
senza un futuro, perché non c'è un futuro. Non c'è un futuro. Grazie Dino. Manco per noi, ha capito? Chiaro, grazie Dino, buona serata. Ressani, replica anche sì, a questa no, telefonata. Ha espresso una posizione che è una posizione, come dire, forse anche maggioritaria nella popolazione, che ha il problema fondamentale. L'Italia non è un paese non ospitale, è un paese ospitale e che ha ospitato sempre, e la nostra città ha ospitato anche in passato. E quindi... posso finire? No, il problema sta nel fatto che la gente è preoccupata dai dati economici che toccano loro stessi. Certo. Allora, su questo io credo che bisogna fare un discorso molto serio, al di là di slogan propagandistici. E cioè, da un lato, operare, come sta facendo anche il governo, abbiamo avuto la notizia 2 giorni fa dell'aumento dei posti a tempo indeterminato per 309.000 unità, e non è poco in Italia, 309.000 unità. Quindi, da un lato, operare con degli strumenti che consentano all'economia di riprendere. Dall'altro lato, però, la cosa che non bisogna assolutamente fare è quella di erigere muri, cioè dobbiamo trovare delle soluzioni per fare l'accoglienza, che poi è un dovere che conosciamo, che deriva da trattati internazionali, eccetera. Scusami. Dobbiamo fare questa cosa, secondo me, per fare in modo che ci sia una crescita e un'integrazione, distinguendo, come diceva giustamente Ziberna, quelli che sono i migranti puramente economici da coloro che sono i profughi, facendolo in maniera seria, facendolo in maniera veloce. Allora, se noi facciamo un tipo di ragionamento di questo tipo, io credo che forze moderate che ragionano e si siedono a un tavolo, anche al di là delle posizioni differenti, possano trovare un'intesa. Se invece facciamo un ragionamento, come mi sembrava facessi, Verdini, come facessi tu, subito, come facessi tu, mi sembrava che stessi facendo questo, sono tutti clandestini, dobbiamo buttarli fuori, no, eccetera. Credo che questo loro non sono abituati a credo avere che questo non vada bene. Salti in banco, ma no? Sai, guarda, adesso il problema non è tanto di fare discorsi tra destra e sinistra, è di fare discorsi tra gente progressista che vuole cercare di cambiare le cose e gente che guarda il come passato. Puoi pensare, allora, di cerchiamo cambiare una situazione, cerchiamo di regolare una cosa, di regolare una cosa che è al di là di noi. Cioè, l'immigrazione non può essere fermata da noi, è un dato inconfutabile, è in progresso, è in movimento. Noi dobbiamo cercare di arginarla e di gestirla, questa è la cosa che dobbiamo fare. Quando la posizione della Lega... Facendogli un soldi, così diventano tutti i cittadini italiani. Non credo, non, perfetto, non credo che la più grande democrazia del mondo... Non credo che la più grande democrazia del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, che hanno lo Ius Soli, o la Francia che ha lo Ius Soli, siano possibili considerate come quasi terroristi. Basta vedere a Parigi... C'è lo Ius Soli. E io, anzi, rivendico, quella è una conquista che ha fatto l'Italia. Una conquista enorme. Una conquista lo Ius Soli. Ius Soli significa, per dirlo, che chi nasce in Italia... È italiano. È italiano. È cittadinanza italiana. E poi arrivano mamma, zia, nonna, cugini, parenti di tutti i tipi, e noi automaticamente vengono riconosciuti. Non sono più soli dopo, no? Arrivo no, logico, dopo vale tutto, basta che nasca uno di quella famiglia. Su uno ne portiamo avanti 50. Questa è la discussione. Telefonata da casa e poi Ziberna, e poi voglio chiedere una cosa ancora ad Alessandro. Pronto? Niente, è caduto anche questo. Ma che succede stasera? Ditemi, ragazzi, dai, su. È tutto Ponziana che non ci vede. Vabbè, la preoccupazione del signor D. Ah no, c'è. Allora, abbia il coraggio, vede, magari c'erano anche prima. Prego, dica. Pronto, buonasera. Buonasera. In relazione al signore che è stato sfrattato dei 2.000 euro, visto che mi trovo in una condizione non simile, ma quasi simile a mia suocera, volevo sapere l'affitto che lui pagava all'ATER. No, lui non pagava affitto all'ATER, questo è importante. Non ha pagato mai affitto all'ATER perché la casa era del demanio. Esatto. E quindi lui viveva 160. E stiamo restando con la moglie, diciamo, disabile, per l'amor del cielo, al 100%, viveva con 2.000 euro al mese. È vero questo? Sì, questo sì, l'ha detto prima. Sì, quindi? Ah, ok, benissimo. No, mia suocera vive con 500 euro al mese, quindi volevo sapere con 300 euro che paga l'affitto tutto quanto e la differenza di tutto quanto, rispettando sempre il signore per l'amor del cielo tutto quanto, ma vorrei sapere... Sì, allora, precisiamo una cosa. Come si chiama lei? Suo nome? Fulvio, allora non dobbiamo fare una colpa, diciamo, per quella che è la sua pensione, è meritato. Il caso è diventato un'emergenza, anche se appunto forse, come è stato sottolineato più volte, doveva essere affrontato prima. Cioè, non stiamo dicendo questo. La legge prevedeva questa cosa, ha scelto di non comprare la casa, ribadisco la storia, perché ha mantenuto 4 figli, li ha fatti studiare, ha fatto quello che ha fatto, cioè la sua vita, le sue scelte. Mia suocera ne ha 3. Esatto, bene. Io le chiedo una cosa, vive in una casa ATER? No, la sua suocera? Una casa ATER.
in una casa ATER, sta vivendo lo sfratto? No, no, non vive lo sfratto. No? Non credo, cioè, no, siccome glielo chiedo, Fulvio, perché c'è l'amministratore unico qui dell'ATER, se vuole fare una domanda, diciamo, perché possa esserle utile confrontarvi. No, non voglio fare domanda a nessuno, voglio solamente farvi rilevare che la situazione del signore, con tutto il rispetto per lui, è diversa da quella di tanti altri, questo è chiaro, certo. Per l'amor del cielo, che va rispettata, non è stata, cioè, non è stata trattata come tantissimi altri casi. Sono simili o forse anche peggiori. Chiaro. Scusa, Fulvio, grazie, l'abbiamo visto anche in molti sms, non abbiamo nascosto niente, non c'è colpa di nessuno. Per agganciarmi a quello che diceva Fulvio, ne abbiamo parlato durante piccolo intervallo. Qui non si tratta, sappiamo perfettamente che il signor Sturniolo. Sì, Sturniolo ha una buona pensione, no? Questo è fuori discussione e ci saranno tutta una serie di persone che vivono con 500 euro, la stragrande maggioranza di persone che vivono con 500 euro al mese e che devono pagare l'affitto. Ma questo qui non stiamo parlando di soldi, cioè la differenza di quanto prende uno e quanto prende l'altro. Qui si tratta di una questione di principio, no? Allora, il principio dice che una persona non può essere cacciata fuori con 20 carabinieri sotto casa. Dopo, quello che è il discorso dei soldi, di tutto quanto, quello si dovrebbe vedere. Però, viva Dio, il principio dovrebbe telefonata essere quello... E poi sentiamo Alessandro Zocco, ho visto tantissimi sms di solidarietà, ho visto tante altre storie simili. Pronto? Anche i proprietari dell'azienda. No, quelli non li ho visti. Pronto? Prego, buonasera, dica. Buonasera, io sono il figlio del Marciaglio. Buonasera. Io sono quello che in qualche modo ha contattato di dare. Sì, si sente molto male, mi scusi, ma sentiamo veramente male. Il figlio del signor Sturniolo, dica veloce, la prego, perché tanto abbiamo suo padre qui, dica. Sono quello che ha contattato sia di Berna che il sindaco. Cioè lei ha contattato anche il sindaco Cosolini? No, senta, non capiamo niente. Ha contattato il sindaco Cosolini, sì o no? Sì. Come? Come? L'ha chiamato al telefonino, ha parlato con la segreteria? L'ho aspettato sotto gli uffici. Mi sono scusato per averlo intercettato così banalmente e gli ho chiesto una presenza sul posto di lui o chi per lui per cercare di fermare la cosa. Cosa le ha risposto il sindaco? Che il cuore non può far nulla di rivolgermi ai servizi sociali di Via Mazzini. Di andare ai servizi sociali di Mazzini? È evidente che nel frattempo di Berna mi ha fatto Polidori. Senta, non la capiamo, mi deve scusare. Allora, il sindaco Cosolini, lei l'ha contattato e ha detto andate a rivolgervi ai servizi sociali. Di Via Mazzini, dopo lo sfratto ovviamente, una volta che erano in strada. Non si capisce niente, grazie. Salvestoni? La versione che abbiamo dato prima, cioè nel momento in cui il sindaco è stato informato, frettolosamente intercettato sotto gli uffici, ha subito indirizzato il figlio del luogotenente all'assessorato competente per risolvere la questione, tanto vero che adesso la questione è presa in carico e sarà risolta. Alessandro, volevo chiederti una cosa, intanto hai visto, lo diciamo tutti, questi sms di solidarietà e altre storie, altri tuoi colleghi, ho visto altre società, associazioni, diciamo società, imprese, visto. E tu che perdi il lavoro e che hai perso il lavoro, diciamo, allo stato attuale, qualcuno anche via sms anticipava già quella che sarà probabilmente la tua linea difensiva, dicendo che il servizio non è andato in onda quel giorno, loro hanno sbagliato nella lettera di licenziamento, vabbè, cosa pensi di quello che sta facendo l'Italia, lo sforzo che sta facendo l'Italia sul tema dell'accoglienza? Invece ti tiro su un altro argomento difficile. Io sono in strada, sono italiano. Loro hanno problemi magari più grossi a casa sua, ok? Però io sono in strada. Domani andrò anch'io a Gradisca. Se mi sfrattano, farò domanda in comune, farò domanda. Io vado agli ATER. Quanti italiani ci sono? Beh, tanti comunque. Sì? Adesso l'avvocato Leo te lo confermerà, credo, però. Sì, tanti. Quanti stranieri? Io ho visto, ho fatto anch'io domanda agli ATER. Sono 2500esimo. Basta vedere chi è davanti di me. Avvocato? Sentiamo le statistiche, noi abbiamo i bilanci che sono, diciamo, pubblici, trasparenti, si possono considerare tutte le statistiche anche per etnie. Noi al dicembre del 2013
Su, abbiamo come percentuale il 94% di triestini, 4% di extracomunitari e 1% di comunitari. Del 4% di extracomunitari, il 75% provengono dall'ex Jugoslavia. Questi sono i dati in 112 anni di storia dell'Ater di Trieste. Tutti questi triestini hanno cambiato cognome, sono però, tutti quadri con i cognomi che dice Alessandro. Però è vero che sono, ma quello che dice lui. Danilo, la legge che prevede l'assegnazione delle case dell'Ater. Modificatela, la mia abbiamo non già la parlato. Possiamo modificarla. Ma dobbiamo modificare la regione, no? La regione. A parte, ma quello che diceva lui, c'è una ragione, adesso che il regolamento come sa sarà in corso di modifica, ma lui sostiene questo, non quanti sono, ci mancherebbe, perché 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, questo fenomeno non c'era. A Gorizia, lei sa, che quando ho fatto io un'interrogazione, dati forniti dall'assessore Santoro, in quel periodo, quando io avevo chiesto da A, il 43% non era stato assegnato agli italiani, non mi riferisco perciò svizzeri e francesi, perciò diciamo extracomunitari, 43% è una cifra. Certo che dopo a Gorizia probabilmente saranno il 7%, 8%, ma il problema è qual è? Chi ha bisogno adesso, non chi aveva bisogno 10 anni fa o 20 anni fa, chi ha bisogno adesso una fetta rilevante nei 2500, tantissimi sono cognomi, che poi che sia dal Kosovo, che sia dall'altra parte, resta il fatto che lui dice io sono qui, mio padre era qui, mia madre è qui, abbiamo lavorato in Italia, io sono in strada, io sono in strada, perché io non sono un'emergenza e gli altri sono diventano sempre un'emergenza? Aspetti avvocato, telefonata da casa, velocissimi vi chiedo perché so che ce ne sono almeno due in attesa, pronto? Sì, pronto, sono di nuovo il figlio del maresciallo. Oh, adesso la sentiamo meglio, però non è che possiamo parlare tutta la sera, dica. No, no, brevemente, ecco, volevo precisare che il sindaco sì mi ha invitato a portare i genitori e gli assistenti sociali dopo lo sfratto. Diversamente ovviamente di Berna, che ringrazio pubblicamente, ha provveduto a mandare persone che hanno risolto sì, la situazione. Va bene. Ancora una cosa, io mi sono rivolto a Casa Diritto, che è un comitato nazionale, che segue proprio le faccende delle case demaniali. Cosa vi hanno detto? Precisa che lo sfratto che doveva andare in esecuzione è del tutto illegittimo, in quanto c'è un decreto proprio del Ministero della Difesa che stabilisce che mio padre ha diritto di rimanere dentro fino alla vendita, se non dopo la vendita dell'immobile. Fino ad allora può ancora decidere se acquistare quasi o meno. Quasi diventasse nuda proprietà, quindi, sì. Esatto. Okay. Va bene, grazie, la devo salutare perché ho altre telefonate in attesa. Grazie, grazie per la precisazione. Pronto, vediamo se c'è subito l'altra. Ditemi, se c'è qualcuno parli pure adesso. Pronto? O taccia per sé. Prego, dica signora, buonasera. Buonasera. Buonasera, mi ascolti? Io avrei la possibilità di dare in affitto per un mese al signore che è lì presente con voi. Ah, cioè una casa al luogotenente Sturniolo? Sì. O ad Alessandro, cioè nel senso non ho capito signora. Perché stiamo, mi perdoni, cioè stiamo affrontando più casi diciamo. Lei pensa al signor Sturniolo? Sì, per un mese io posso dargli la possibilità di finché non trova... Grazie signora, cioè nel senso lo dico io, perché stava seguendo, lei è di Trieste signora? Sì, sono di Trieste. Perché ha pensato questa cosa? Perché insomma anche mio zio era sotto l'arma, lui era sotto l'arma dei carabinieri e visto questa storia e visto che il signor sindaco non fa niente e io sono da un'altra parte e non sono di sinistra ma sono di destra, e cazzo, e allora a un certo punto bisogna aiutare i nostri cittadini oppure tutti dormono in piedi e questo signore insieme alla sua moglie che è in banda posso dargli almeno un mese di affitto a casa mia, punto. Con qualche problema la faccio parlare con il signor Sturniolo, dica qualcosa signor Sturniolo, no, non dica più parolacce signora, la prego, non so, va bene che si arrabbia per la volta cielo, però no, non si arrabbia però non dica, perché è di destra, parolacce di destra direbbe Gaber, allora Sturniolo cosa dice? Ci metteremo in contatto con la gentile signora. La commuove questa cosa? Molto. Perché io gli ripeto, non ho sbagliato niente. Chi ha sbagliato è l'istituzione del comando di Padova. Ma stiamo scherzando. Mi dispiace moltissimo, non ho portato quei due fogli qua. Li facevo vedere a lei. Che senz'altro lei è più creduto di me. Non lo so cosa pensare. Mi fa male il cuore, sembra che sono un deficiente, un alcolizzato. Ma io gli ho letti
tutti sui, anche sul giornale c'erano, e c'era anche il Fedriga, e come? E dopo vengono fuori certe cose, ma ragazzi, com'è? Andiamo avanti. Io do l'opportunità di stare con me a casa per un mese, io sto da un'altra parte, e lui può stare a casa con sua moglie per un mese a casa mia, e dopo si troverà una soluzione. Grazie signora, grazie, ha fatto commuovere il signor Sturniolo. Grazie, buona serata. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa che volevo aggiungere. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anzi più e più volte, anticipandolo anche qui a Ring, l'iniziativa della spesa sospesa, sapete, no? Per aiutare magari le famiglie un po' più in difficoltà, visto che insomma, stiamo affrontando queste tematiche. Vediamo il servizio. Più di 100 euro raccolti in mezza giornata in uno degli 11 punti vendita Coop Nord-Est che aderiscono all'iniziativa. La spesa sospesa, il progetto del Centro Servizi Volontariato, partito lunedì e presentato oggi ufficialmente in comune, promette più che bene. Segno d'altro canto che di una simile idea c'era bisogno. Sicuramente questa è una prova della solidarietà della nostra comunità, che chiaramente va aiutata anche ad esprimersi, e quindi questo progetto di solidarietà, che consiste in sostanza in un microdono, perché si tratta di donare da un euro in su, è sicuramente una buona risposta a chi vuole anche dare una mano alle famiglie in difficoltà, bisognose, che appunto verranno segnalate al servizio sociale. Attualizzando una tradizione tutta napoletana, chiunque faccia la spesa in uno dei supermercati Coop Nord-Est potrà effettuare una donazione minima di un euro, e i sistemi di pagamento alle casse terranno conto di questa opportunità. Il tesoretto che verrà raccolto ogni settimana sarà messo a disposizione di un certo numero di famiglie bisognose, selezionate dal comune attraverso i servizi sociali, in un paniere di prodotti di prima necessità, scelti a loro volta secondo criteri precisi. Il Centro Servizi Volontariato fornirà assistenza alle famiglie e provvederà ad aggiornare il paniere. È inoltre iniziato il coinvolgimento delle scuole per sensibilizzare maggiormente i triestini, facendo leva sui più giovani. Già da qualche settimana Tele4 segue il progetto attraverso un programma, Occhio alla Spesa, in onda ogni giovedì alle 19.20. Nelle intenzioni del Centro Servizi Volontariato, la spesa sospesa è un progetto che proseguirà nel tempo e implementerà. Questa è stata una volontà precisa di non dare un termine al progetto, e quindi di lasciarlo alla generosità, come diceva lei, dei soci delle cooperative Nord-Est. Un altro aspetto qualificante del progetto è il fatto che l'euro donato va interamente dedicato alle famiglie, cioè non c'è niente che viene trattenuto per la parte organizzativa e gestionale, che pure è abbastanza impegnativa sia per il centro servizi che per le cooperative Nord-Est. Allora, torniamo in studio. Qui ho il numero di telefono della signora che pochi istanti fa ha offerto un'abitazione al signor Sturniolo. Io le lo lascio anche perché so che insomma ha piacere che voi vi sentiate, e quindi vediamo che cosa si può fare. Buonasera, ben trovato Pierpaolo Gregori, che è del Centro Servizi Volontariato, responsabile di questo progetto Spesa Sospesa, il padrino insieme insomma a tutto il Centro Servizi. A che punto siamo? Direttore, buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. A che punto siamo? Ma direi che va piuttosto bene, siamo assolutamente contenti noi del Centro Servizi, che abbiamo ideato questo progetto e l'abbiamo condiviso con le cooperative Nord-Est. Insieme abbiamo messo in campo un'iniziativa che vuole aiutare le persone che non ce la fanno, in maniera molto concreta. Lunedì mattina avevamo già una prima indicazione, c'erano più di 100 euro già donati in una mattinata in un solo punto vendita di Coop Nord-Est sugli 11 totali presenti nella nostra provincia. In una stima prudenziale potremmo parlare, se tutto va così, e non credo, ma mi auguro, però voglio dire, sarebbe veramente una cosa bellissima che proseguisse in questa direzione, potremmo parlare di migliaia e migliaia di euro mensilmente disponibili per le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, soprattutto quelle con minori. Cioè, cosa succede? Voi praticamente poi portate la spesa? Si porta la spesa, si aiuta, cosa succede dopo? No, succede che le persone possono donare un euro alle casse delle cooperative, dei punti vendita delle Coop Nord-Est. Ogni settimana le cooperative ci indicano qual è l'importo raggiunto settimanalmente, e le famiglie che ci segnala il comune vengono
direttamente nei punti vendita, e lì accompagnati dai volontari hanno la possibilità di fare la spesa passando in casa senza ovviamente pagare, perché è una spesa sospesa, cioè già pagata. Certo, perfetto. Senta Gregori, diciamo, voi avete proposto questa idea al Comune di Trieste, che l'accolta e già si è rivelato un successo. È vero che pensate di allargarla ad altri comuni? Ma noi l'abbiamo proposta alle Coop Nord-Est in realtà, poi l'abbiamo presentata in prefettura, la prefettura l'ha patrocinata e poi è intervenuto il Comune di Trieste, che ci fa molto piacere ovviamente. Noi abbiamo intenzione di allargarla anche agli altri comuni minori, sicuramente dove sono già presenti le Coop Nord-Est, quindi diciamo Montedoro e Muccia sì. Fa parte ovviamente di questo progetto, probabilmente andremo a Sgonico, stiamo facendo dei ragionamenti, quindi vogliamo allargare la collaborazione con le amministrazioni locali. Senta Gregori, ricordiamo anche un'altra cosa che va in onda, diciamo, questo ha uno spin-off televisivo, no? Anche questo vostro certo. Impegno. Quindi il giovedì alle 19:20. Allora, guardi direttore, questo dovrei saperlo, ma non mi ricordo così. Ecco, ogni giovedì alle 19:20 esatto, va in onda una trasmissione di 5 minuti e io qui colgo l'occasione per ringraziare lei e Telequattro, ovviamente, perché se questi risultati ci sono oggi non si deve anche all'aiuto che ci state dando per far conoscere l'iniziativa. Certo. Ogni giovedì noi comunque seguiremo alle 19:20. Senta Gregori, che fa? Abita a Ponziana lei, perché si sente male come quello di... si sente male come prima il telefono. Dove abita? Lì in zona, direttore. Vabbè, lascia stare. Il mio telefono, c'è una domanda... devo cambiare il telefono, penso. Ecco, c'è una domanda di Slocker che voleva farle. Sì. Gregori, buongiorno. Ah, buonasera. Buongiorno. Allora, buongiorno. Tutti e due, luce, poi. Luce, vabbè. No, vabbè. Allora, io volevo chiedere una cosa. A parte che siamo tutti quanti... dell'idea che solamente con la solidarietà in questo momento possiamo aiutare le persone. Ma io volevo chiedere una cosa, le cooperative Nord-Est, oltre allo spot pubblicitario enorme di ritorno che loro hanno in questo momento, loro questi euro che incassano, vengono date la spesa, o meglio gli alimenti che vengono poi dati alla gente, vengono dati a prezzo pieno o a prezzo di costo? Allora guardi, Slo Carreni mi dà l'occasione di spiegare una cosa molto importante. Innanzitutto Coop Nord-Est non ha speso per far conoscere questo progetto, ma questo progetto ha la forza di esistere grazie alla volontà e al volontariato, in primo luogo. In secondo luogo, Coop Nord-Est ha fatto un grande sforzo invece per adattare il proprio sistema informatico a questa progettualità, e se il direttore mi consente un secondo lo spiego. La caratteristica principale di questo progetto è che tutto l'euro, per esempio, va a sostenere il progetto, diversamente da altre iniziative altrettanto lodevoli. Questo euro non è all'ordo di costi che vengono sottratti dalla donazione. Okay. Gregori, è chiaro. Gregori, probabilmente mi sono spiegato male, però io volevo capire, Cooperative Nord-Est praticamente vende il proprio prodotto a prezzo pieno? Mi conferma questo? Coop Nord-Est vendono il prodotto con il prezzo da scaffale, quindi significa che se ci sono prodotti scontati saranno prodotti scontati. Allora è uno grande spot per Cooperative Nord-Est, è una vergogna allora, al di là della solidarietà, al di là della solidarietà è una vergogna, perché loro dovevano dare la merce che incassavano, cioè i soldi che loro incassavano, la merce scontata. Perché loro ci guadagnano. Loro ci guadagnano due volte, nella pubblicità e nel vendere i prodotti. Una vergogna. A me dispiace che lei reagisca in questo modo. Ma dai, non sono in grado di mettere la mano nel portafoglio neanche loro. Allora, in realtà, loro hanno solamente un tornaconto di questo. Loro, Cooperative Nord-Est, ha direttamente un tornaconto e basta. Lei non ha capito il progetto. Ma non mi interessa niente il progetto. Progetto lo facciamo tutti, andiamo a raccogliere anche noi con le associazioni. Andiamo a raccogliere. Ma dai. Mi dispiace, lei non ha capito il progetto.
No, non l'ho capito, io capisco solo che cooperative nord-est. Va bene, Carla, la prego, se no facciamo tutta la puntata su questo. Dai, aspetti, Gregori, aspetti. Che non si capisce più niente. Aspetti, Gregori. Ressani, le chiedo flash davvero. Poi chiudo. Dire che invece io apprezzo molto questo progetto. E questa è una testimonianza del fatto che quando le forze progressisti si mettono in campo, non mi pare che Gregori sia un rappresentante del centro. Non mi pare che Gregori sia un rappresentante del centro-sinistra, visto che, se non sbaglio, è in quota Forza Italia, se non erro. Se non erro, con la. Ressani, mi pare. Posso finire? Io non sono in quota a nessuno, Ressani. Guardi, io non sono in quota a nessuno, sono in quota al mondo del volontariato. Io stavo facendo un elogio a questa iniziativa, Gregori, che io trovo meritoria. Ma la politica del non c'entra nulla. È una cosa che trovo meritoria. Vedo che c'è un proposito di costruire qualcosa, di stringersi insieme alle persone come Alessandro Zocco e cercare di fare qualcosa per le persone che magari si trovano in una condizione di difficoltà. Quello che dice Slocar è una cavolata. Possiamo svilupparlo ulteriore, ma non è che possiamo svilupparlo ulteriormente. Ok, fermi, dai, che dobbiamo chiudere. Cosa no? Fermi, Ressani? Sì. E dirò di più, che queste cose fanno bene per creare una comunità solidale di cui abbiamo bisogno oggi. Fermi. Gregori, ultima battuta sua? Ma sono imbarazzato da. Sono imbarazzato da Slocar, che probabilmente non ha capito nulla dell'iniziativa e avrò piacere di spiegarlo in maniera opportuna. Ci troviamo. Diciamo che bisognerebbe fare dei ragionamenti con grande serenità e provare a sostenere tutte quelle iniziative che possono consentire alle persone di essere non a disagio, ma ovviamente di riuscire a risolvere i loro problemi. Io immagino che Slocar avrà, diciamo così, la sensibilità di venire a scoprire un po' meglio come funzionano le cose e di quale impegno tutti gli attori hanno messo in campo. Non ho mai messo in dubbio. Pierpaolo, non ho mai messo in dubbio. Andiamo molto più sul sodo, ecco Slocar. Pierpaolo, non ho mai messo in dubbio il tuo lavoro, mai. Per essere una persona brava e dai l'anima. Io non sto dicendo questo, io sto dicendo. Se io avessi avuto il minimo dubbio che qualcuno ci potesse guadagnare da questa iniziativa, non l'avremmo senz'altro fatta, proprio perché tu mi conosci, mi meraviglio che tu venga a dire queste cose. Bravo Gregori, bravo. Allora, mi fermo. Grazie Gregori, vabbè, è diventato un talk, un ring anche su questo tema. Grazie. Ogni occasione per fare questo, quindi ormai lo conosciamo. Allora in bocca al lupo, se no è al telefono, poi se cominciate di nuovo a litigare è la fine. Infatti non gli rispondo, guarda. Ecco, allora grazie Gregori, in bocca al lupo, grazie, il giovedì alle 19:20 su Tele4. Grazie tante, arrivederci, salute a tutti voi. Grazie, buona serata. Vediamo che cosa è successo, perché ce l'hanno chiesto in tanti, insomma, di rivedere tra Nadia Toffa e Deborah Serracchiani solo un estratto di quei 20 minuti, diciamo, di servizio andato in onda alle Iene, tante cose che abbiamo raccontato anche noi negli anni, ospitando a Ring anche nei telegiornali, insomma, la vicenda. E facciamo il punto su quello che è accaduto rivedendo questa parte, vediamo. Presidente, buonasera. Nadia Toffa delle Iene, salve, vorremmo fargli vedere un video. Grazie. Guardi questo video un secondo, che è importante. La riconosce? Sì. No, perché magari con gli impegni di lavoro magari si era persa un attimo la situazione della Ferriera. No, non l'ho persa, anzi lei sa anche che sono stata nominata commissario straordinario della Ferriera. È il primo sito dove stiamo puntando alla riconversione industriale, che significa continuazione dell'attività industriale solo se non c'è inquinamento. Però l'inquinamento continua. Vogliamo fare attività industriale senza inquinare. Stiamo facendo tutte le azioni di intervento e quindi puntiamo a che l'inquinamento non ci sia più. Più di un anno fa lei ha dichiarato in più situazioni di fare un'industria pulita. E questa industria, secondo lei, è pulita? Questa è un'acciaieria. Gli interventi richiedono del tempo, vedrà che tra qualche tempo parleremo diversamente di quel sito. Non deve parlare con me, deve parlare con i suoi cittadini. No, non è che l'ha fatto. Scusa tu. Perché devi spingere? Mi scusi. Scusi, Presidente. Hanno fatto l'ultima analisi, c'è della ghisa nell'aria, la respirano allora, tutti. Ancora. Guardi che ai miei cittadini non si preoccupi, perché ci pensiamo costantemente. Lei parla, ma ad agosto lei ha dichiarato che chiudeva la cokeria. No, guardi, non mi metta in bocca. Se non era pulita, l'ha detto lei. Stabilimento non ha neanche l'AIA, è questo, scaduta l'AIA. No, lei sa che la procedura d'AIA è in corso, c'è una valutazione. C'è una proroga. La salute dei cittadini non dà proroghe, Presidente. Aspettiamo allora che il Presidente Serracchiani finisca il suo intervento. Presidente, quindi avete intenzione di dare l'AIA a uno stabilimento in queste condizioni? Perché i cittadini hanno paura che gli darete l'AIA solo per dargli finanziamenti. Mi scusi, Presidente, è importante. Scusa.
Presidente, la prego, ci risponde. È un anno che parla di azienda pulita, mentre la Ferriera continua a sputare fumo. Adesso discuterete l'AIA. Pensa di l'AIA, la Presidente, ha uno stabilimento in quelle condizioni. Allora, questa è una parte, lo ricordiamo ancora una volta, di quello che è il lungo racconto così montato, televisivamente parlando, dalle Iene, va precisato per chi fa questa professione. E, solo una cosa però, perché era giusto, abbiamo interrotto prima l'avvocato Leo che voleva spiegare e ricordare come sono i criteri. Poi torniamo al tema della Ferriera che abbiamo introdotto in questa maniera. Molto brevemente, allora, l'assegnazione degli alloggi ATER viene fatta in base a una legge regionale. L'ultima modifica della legge regionale, quella che stiamo applicando tutt'oggi, venne fatta nel 2011 dall'allora giunta di centrodestra, che prevede la possibilità di concorrere per un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai soggetti residenti in Italia almeno da 5 anni e 2 anni di residenza in regione. Per ottenere la residenza in Italia i requisiti sono: avere già un alloggio idoneo per sé e per la propria famiglia, avere un reddito minimo che si stima intorno ai 6.000-6.500 euro all'anno e una copertura sanitaria. Se uno ha questi tre requisiti per il periodo di residenza, può concorrere ad avere un alloggio di residenza pubblica. L'ATER, quando raccoglie le domande, verifica che ci siano i requisiti e compila le graduatorie. Quello che diceva Alessandro prima? Cioè? Troppi stranieri, dicevi tu Alessandro, hai visto tanti in graduatorie, che è il classico, diciamo, tra le osservazioni. Cosa di? Non me lo sono perso. Sì, sì, sì. Allora, si tratta di soggetti residenti nella nostra regione che hanno i requisiti di legge. L'ATER non può, ma nessuno... istituzione pubblica, fare una discriminazione in base alla razza, perché si tratta di comunque di cittadini che lavorano, producono e contribuiscono alla nostra economia. Quindi, secondo il diritto italiano, la Costituzione italiana e il diritto internazionale, hanno diritto di concorrere ad avere un alloggio residenza pubblica. Che ad esempio 5 figli, ecco, se uno ha 5 figli ha un punteggio più elevato di uno che ne ha uno. La famiglia media italiana ha 1,2 figli, perciò nel momento in cui noi andiamo a premiare, per carità, una famiglia che ha 3 o 4 figli, sappiamo che al 99% dovremmo premiare la famiglia non italiana. Non dico che sia un reato, io dico che in queste condizioni, Sberna, queste sono norme che sono dettate non solo dalla nostra carta costituzionale ma anche dai diritti dell'uomo. Che più figli ha, più alloggi può avere, certamente se no. Se mi consentite di fare una, diciamo, riflessione un po' più generale. Sì, sì, ma non quando la politica, invece di intervenire sui problemi e risolverli per tutti, preferisce di mettere uno contro l'altro che ha bisogno, secondo me è una politica che lei dice che è giusto parte dare sconfitta. È giusto dare agli stranieri. No, è giusto creare le condizioni per dare a chiunque abbia bisogno la risposta necessaria. Perciò utilizzare i criteri, se con questi criteri si riescono perciò a soddisfare prevalentemente gli stranieri, dice è giusto aiutare prevalentemente gli stranieri. Non esiste un discorso prevalentemente è legittimo, io sono assolutamente contrario, perché per me nel momento in cui noi andiamo a privilegiare, tra virgolette, con i criteri, perciò con degli indici, le famiglie che hanno 4 figli, io personalmente credo che l'1,2, che la media italiana della nostra regione, sia ancora inferiore, probabilmente meno 1, probabilmente sì, moltissimo. Ma prima avete invocato il principio che la legge è uguale per tutti, ma per quale motivo? Non è più uguale per tutti, la legge regionale è stata approvata con il voto del centrodestra dalla scorsa giunta, poi non è questo il problema, le percentuali sono quelle che ricordava. Ma io credo che un attento osservatore si accorgerà che dal 2011 ad oggi è cambiato il mondo. Ma mettere d'accordo, un politico però deve accorgersi, deve leggere il giornale, deve partecipare a Ring e si accorgerà che c'è un fenomeno. Sberna, a Trieste davvero c'erano 2000 persone nel 2011, ma certamente che no. No, ma io sto parlando di dati. Il mondo dati è prima. Sì, bene. Deve accorgersi, deve modificare le leggi. Sberna, però non basta agitare bandiere, bisogna anche parlare di numeri. Ma non si possono applicare le leggi, alcune volte la legge, anche un regolamento, va modificato anche dopo 6 mesi. Benissimo, ma i numeri quali sono? Dal mio punto di vista, lei è un legislatore regionale, 4%. Sa benissimo che quando è stato fatto, perché è stato tentato, di aumentare il periodo di residenza la regione, la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Ha buttato via centinaia di migliaia di euro. Io parlo di rifare tutti i bandi erano da fare a casa. Lei dice che se io dico che chi ha un figlio, chi ha 4, lo metto allo stesso livello, non è costituzionale, certo che no. Aspetti, dica, buonasera. Buonasera. Dica, signora. Abito a Pendice Scoglietto. Dove?
Come, scusi? Signora, non abbiamo capito niente, aspetti, allora, ripartiamo da zero. Buonasera. Volevo parlare con l'avvocato dell'Ater. Sì, ecco. Troppi avvocati qua. Vedi che ci sono troppi avvocati in Italia, via. No, ecco, dica, senta, signora. Vice Coglieto, via del Prato. Mm. Avvocato, lei non so se sa che c'è una casa di 5 piani, più di 15 anni chiusa, sì, con i mattoni, vista mare, mai rifatta. Ci sono tanti ragazzi da soli, lo potreste fare dei monolocali. Cioè, monolocali in via, ha detto signor, via del Prato. Grazie signora per la segnalazione, stiamo alla risposta. Ci sono 4-5 costruzioni, tra l'altro lì è nato proprio di piazza, tra l'altro, in quelle case là. Abbiamo già fatto degli interventi, ancora se non sbaglio 5-6 anni fa abbiamo già recuperato. No, ma no, è una palazzina vuota, chiusa, da tempo, diceva la signora. Fissi, e vai a vederla, è proprio quella che fa angolo. È forse uno di quelli lì che sono dobbiamo due o tre palazzine, recuperare, sai. Magari parliamo anche, ecco, di questo. Diciamo sto autorecupero, così poi... Allora, Ressani però le chiedo, flash, l'autorecupero... Sull'autorecupero, perché è una cosa importantissima. Siccome stiamo mettendo in campo come amministrazione comunale e come ATER, mi lasci finire il progetto dell'autorecupero, che consiste in una sostanza, in una cosa che funziona così: si coinvolge il cittadino a partecipare al progetto di recupero di un immobile sfitto che non potrebbe essere riutilizzato perché l'ATER non è che abbia fondi illimitati per ristrutturare tutti gli immobili. In cambio di questa partecipazione, che è limitata, con credito garantito e agevolato, si ha una concessione trentennale di canone di locazione da 150 euro al mese per i soggetti. Però deve fare un investimento di 50 Raffaele Leo. No, non deve fare un investimento di 50.000, perché c'è una rete che assiste. Sì, rete, allora, questa cosa, se mi consenti di dire, poi Raffaele Leo darà i numeri più precisamente di me, spiegherà molto meglio di me, è un meccanismo di stimolo di un mercato che adesso è fermo, che è paragonabile, mutatis mutandis, a quello che è stato fatto con il Jobs Act e l'assunzione dei come effetto. Come effetto. Allora, si avvocato. Un effetto positivo che poi crea lavoro. Fermi. Flash, le chiedo, avvocato, perché voglio parlare anche di Ferriera. Fermi. Molto brevemente. Allora, purtroppo la crisi economica, che non è di ieri, di l'altro ieri, ma diciamo che almeno da 20 anni ci sta seguendo, ci porta a razionalizzare le risorse e quindi anche a inventarci degli strumenti per poter dare maggiori risposte possibili ai cittadini. Partiamo, abbiamo ieri sottoscritto il protocollo d'intesa tra ATER e Comune su questo progetto pilota che riguarda 10 alloggi di proprietà del Comune di Trieste, perché in base alle norme l'ATER non può assegnare alloggi se non attraverso i bandi di gara e bandi di concorso. L'idea è questa, di costituire una cooperativa di autorecuperatori formata almeno da 10 soggetti. Partiamo con questo primo progetto, che è in via Pier della Francesca, che verranno assistiti da un soggetto sociale che si occupa di tutte le pratiche di supporto, creare la cooperativa, progettazione, eccetera, eccetera. La regione interviene finanziando un terzo dell'intervento, che è previsto intorno ai 650.000 euro, la regione ha già stanziato 280.000 euro, il residuo se ne fanno carico gli autorecuperatori, stipulando un mutuo molto agevolato con... questo serve a sistemare abitazioni che attualmente non sono assegnabili, giusto? Che non sono alloggiabili, ma quindi... le proprietà del comune quindi vengono messe a posto per il comune, rimangono bene pubblico. L'autorecuperatore ha il diritto di superficie per 30 anni, quindi utilizza questo un alloggio per 30 anni e al costo equiparato di un canone, diciamo, sì, però, virtuale, 50.000 euro, però, 160 euro al mese. Però va a persone bisognose, diciamo, che resta nella mission dell'ATER o no a quel punto? Perché lui se ne ha... selezionare i soggetti autorecuperatori che devono avere almeno i mezzi economici per poter sostenere l'intervento. Devono dare la disponibilità. Cioè nel senso... L'autorecuperatore è un inquilino? L'autorecuperatore è un inquilino che ha diritto di abitare in quell'alloggio che lui ha contribuito a autorecuperare. Ok, quindi è una persona, chiamiamola, di quelle che rientrano nei canoni. Sì, non è nel fondo basso dell'ISEE, magari. Ok, un po' più su, perché hai i soldini per sistemarla, diciamo, con un'agevolazione. Una fascia di utenza che difficilmente potrà accedere alla sovvenzionata in tempi brevi. Sì. Per poter accedere si mette in campo. È altrettanto vero che se va sul mercato quella fascia di ISEE che dici tu, sul mercato in questo momento ci sono appartamenti con che alla fine bassi costano di meno. Sì, ho capito. 160 euro al mese? No, per devi mettere più di 50.000 di ristrutturazione. No, Danilo, il costo finito
dell'autorecuperatore corrisponde a un canone di 160 euro al mese per 30 anni. Bene. Ma incluso il mutuo per ma 170 pagare i 50 euro, euro al mese? No, no, no. Scusa, 170 euro... Extra spesa della ristrutturazione. 170 euro al mese per 30 anni sono 50.000 euro. Quei 50.000 euro lui li mette dentro, a fine dei 30 anni lui non ha niente in mano. Che no, ci capiamo? Lui ha diritto di utilizzare... Okay. Allora, a fronte della spesa di 160 euro al mese ha un alloggio dopo aver speso i soldi per la ristrutturazione però extra. Allora fermi, comunque no. A fronte della spesa non è che deve mettere giù altri soldi, eh? Non li mette, cioè, attenzione, non è che deve mettere giù altri soldi, paga, questo... ma non cambia niente, non, paga, no, non è che paga 50.000 e poi paga 160. Se tu vai in banca oggi, no, io ho capito, allora sì, lui paga 600.000 il costa, 200.000 dalla regione e i 400.000 se li dividevano i 10, pensavo, sì o no? Se tu vai in banca, sì, no, deve dargli 50.000, 40.000, no, no. Paga, allora, no? L'immobile è di proprietà del comune, quindi non c'è l'acquisto dell'immobile. Certo. Il comune concede a quella cooperativa di autorecuperatori 30 anni di diritto di superficie. 250.000 euro li mette la regione, il restante 450.000 se la collocano i 10 con un mutuo con istituto convenzionato. Il costo per ogni inquilino è rapportato a un canone di 160.000. Scusa, perciò uno non paga 50.000 ma paga un canone di 160.000. Questo no, Slocca, la prego. Tu in banca prendi 50.000 oggi e hai un mutuo di 170 euro al mese. No, per 30 anni 160 euro, ho capito, però alla casa, esatto. Tu vai però, in parole a casa, no? Vale. C'è una bella differenza, 160. Secondo me è una bufala, cioè, con 50.000 non c'ha la casa, con 50.000 compri appartamenti oggi, compri a 30-40.000, ma ho capito, ma tu fermi, vai in banca, vi prego, perché sennò non andiamo più avanti, però avvocato, abbiamo capito, Slocar è chiaro, fermi, telefonate da casa perché ce ne sono almeno due, sentiamo se hanno avuto pazienza. Pronto? Mamma, la sentiamo malissimo, dica, prego, velocissimo. Volevo chiedere, scusi, stamattina sul giornale... Ecco qua, adesso va meglio, dica. Ecco, volevo telefonare in diretta. Sì, siamo in diretta, la prego, perché mancano due minuti, dica. Ecco, solo volevo chiedere una roba. Sul piccolo stamattina, mi sente? Sì, vada avanti, la prego, dica, sul piccolo, ecco, che c'era stamattina, tante sul cose. Sul piccolo stamattina era scritto che il sottufficiale aveva diritto una casa dell'Atter. No, è che è stato contattato eventualmente per questa abitazione dell'Atter, l'abbiamo detto, quindi... Ah, va bene, no. Allora non è giusto come... Pensavo che invece aveva diritto una casa dell'Atter. No, prego, Slocar, dai, smettiamola con le querele a Ring, per favore. Che no. Va bene, l'abbiamo spiegato più volte, insomma, diciamo, adesso l'Atter si è interessato per trovare in questo lasso di emergenza entro il 27 una soluzione che non sarà... avvocato, tanto abbiamo scoperto che il signor Sturnello deve fare comunque la richiesta. Allora c'è un'altra telefonata, pronto? Vediamo se c'è, se no andiamo avanti. Dica, buonasera. Televisore. Pronto, ciao. Ecco, deve abbassare il volume del televisore come diciamo tutti i giorni per tutte le telefonate. Prego, dica. Ciao, sono Patrizia, mi senti? Sì, signora Patrizia, la sento. Ecco, vorrei che qualcuno dell'Atter mi spiegasse questa faccenda delle cooperative per il recupero edilizio. Eccolo là, abbiamo appena fatto. Mica sai come uno scaricabarile di una patata bollente, insomma. Eccola, facendo un titolo, diciamo, avvocato. Vabbè, signora... Signora, grazie per il dono della sintesi, diciamo, da titolista. Però... Ciao. Grazie Patrizia. Ti ascolto, grazie. Questa patata bollezzo, la rispieghiamo a sto punto, niente, non possiamo parlare di Ferriera, ci torniamo anche domani. Promesso, domani sera anche il tema della Ferriera. Siamo riusciti ad attivare un canale di finanziamento da parte della Regione per cercare di recuperare alloggi che altrimenti non possiamo recuperare per mancanza di fondi. Quindi la Regione partecipa per un contributo, speriamo che ci siano almeno 10 cittadini interessati a contribuire alla ristrutturazione della casa, in cambio gli diamo la possibilità di utilizzare per 30 anni quell'alloggio a fronte di un costo spalmato in 30 anni di 160 euro al mese. Bisogna capire quanti metri ha questo appartamento. Per ma sarà un appartamento sui 60-65 metri quadrati. Fai conto che 50 metri quadrati oggi trovi a 30.000.
comprandolo, no? Ecco, per capirci, quelle zone che parli tu, quelle zone che parli tu li paghi. Dove? Qua si stanno chiedendo tutti anche dietro le telecamere, dove in effetti slocca. Ma la bontà va vista in base a quello che è l'affitto medio che viene pagato a Trieste, meno di 500 euro al mese. Se io vado in banca in questo momento, chiedo un mutuo di 50.000, ho 170 euro al mese, ritorno in 30 anni. Ma sei le garanzie? Ma è la garanzia del no. Bene, fermi. Allora, avete visto anche dal telefonate, non so ragazzi se ce n'è un'altra, ne passiamo veramente una ultima. No, ok, aspettiamo allora, chiudiamo anche le telefonate, i gettoni d'oro, insomma, fermi tutti. Scusate. Allora, abbiamo scoperto tante cose insieme, è stato bello anche il momento insomma, in cui al signor Sturniolo è stato offerto in diretta una soluzione per queste settimane. Noi le diamo un grande in bocca al lupo ovviamente al signor Sturniolo, ma soprattutto grazie ad Alessandro ovviamente per quello che è accaduto. Lo ricordo, diciamo, ha denunciato Tele4 quello che secondo lui accade e secondo altri colleghi insomma, nella sua azienda, e per questo lettera dell'azienda è stato licenziato in riferimento alla diffamazione secondo l'azienda nel servizio di Tele4 e per la sua testimonianza. Quindi avete visto che comunque c'è bisogno, intanto avvocato, io la ringrazio perché viene sempre insomma quando ha chiamata, quindi c'è bisogno di fare sempre un confronto anche sull'emergenza, sul tema casa e sul fatto che comunque bisogna sottolineare alcune iniziative come quella dell'autorecupero. Ci vediamo domani come promesso, e alle 21 ci sarà il senatore Russo, l'assessore regionale al lavoro Loredana futuro Panariti. Sindaco intendi dire tu? No, il nostro sindaco. Futuro sarà Roberto, sindaco. Sarà il sindaco e il futuro attuale, sindaco. Cosolini. I corridoi del comune già dicono che Cosolini sta preparando le valigie. Va bene, adesso vedremo. Allora, poi diciamo, oltre al senatore Russo, l'assessore Panariti, ci sarà il sindaco Ettore Romoli di Gorizia, Barbara Zilli, consigliere regionale della Lega Nord, e il sindacalista CISL Alberto Monticco. Vi aspettiamo domani sera alle 21. Grazie, buonanotte. Buonasera a tutti.